Buona giornata a tutti quanti, benvenuti in Agripiazza e vi ringrazio personalmente ognuno di voi per essere qua perché abbiamo deciso di iniziare l'edizione 2010 di questo evento che è arrivata al quarto appuntamento senza fare una inaugurazione istituzionale ma entrando direttamente nelle problematiche tipiche del nostro settore. Con tutta quella che è l'evoluzione normativa ci stiamo rendendo conto che i distributori e i consulenti nei prossimi anni avranno nel settore degli agrofarmaci un ruolo sempre più determinante, quindi si passerà dal semplice venditore di mezzi tecnici a persone alle quali verrà riconosciuta e viene riconosciuta una professionalità, una competenza anche nell'orientamento delle scelte che vengono fatte direttamente presso l'azienda agricola. Per cercare di capire come sta cambiando la normativa e come cambierà il ruolo di rivenditori, quindi distributori e consulenti in questo settore, abbiamo il piacere di avere qui una rappresentanza estremamente interessante di questo settore. Partiremo con una persona che non è presente perché c'è il Marco Rosso, che è il presidente di Agrofarma, che purtroppo per altri impegni non è potuto venire, ma ci ha rilasciato un'intervista, quindi partiamo dal punto di vista dell'industria, per poi affrontare tutta l'evoluzione normativa assieme a Floriano Mazzini. Una volta che abbiamo capito come sta cambiando la normativa, prenderemo in esame i tre punti di vista della distribuzione, che per noi è rappresentata dai privati, quindi dalle organizzazioni private, dai rivenditori privati che sono rappresentati da Vittorio Ticchiati di Compag, dalle cooperative, abbiamo qui Giovanni Rizzo di AgriTeam e dalla parte consorzi agrari, quindi Corsortile, e abbiamo Mario Pierucci. Dopodiché, una volta che abbiamo capito quali sono le posizioni, cercheremo di capire anche un altro aspetto legato al mondo della gestione delle rivendite e degli agrofarmaci, che fine devono fare i rifiuti prodotti da questi prodotti e anche in questo caso se c'è un ruolo e che ruolo potranno avere i distributori nella raccolta e nell'opportuno orientamento e disposizione di questi prodotti. Termineremo con una verifica di come è cambiato il settore negli ultimi anni con la presentazione di un volume che ho avuto il piacere di fare assieme a Informatore Agrario e abbiamo qui in rappresentanza dell'editore Gian Antonio Armentano. Dopodiché, se siete ancora in grado di recepire qualcosa, vi racconto due cose su due servizi che facciamo specificatamente per le rivendite. Uno è l'erogazione delle schede di sicurezza e l'altro invece è il servizio per la vendita di un software che si chiama Registro dei Trattamenti. Quindi questo è l'obiettivo della giornata. Cercheremo da adesso in avanti di rispettare i tempi e prima di intervenire fisicamente io farei partire direttamente il filmato in cui Marco Rosso ci racconta il punto di vista di questa evoluzione normativa da parte di Agrofarma. Buongiorno, siamo qui in collegamento con Marco Rosso, direttore di Agrofarma e siamo proprio nell'ambito del convegno in Agripiazza, il convegno inaugurale dedicato alle produzioni integrate e al ruolo di consulenti e distributori in questo ambito. Buongiorno a voi, un saluto particolare a Imageline che mi ospita, vi chiedo scusa a tutti i relatori, ma oggi purtroppo un impegno in associazione mi ha impedito di essere presente, però volevo lo stesso come associazione far sentire la voce di Agrofarma su un tema che ci sta vicino ed è un tema prioritario per la nostra associazione. Bene, quindi parliamo di uso sostenibile degli agrofarmaci. Come viene affrontato il tema all'interno della vostra associazione e in particolare ci chiedevamo quali sono le proposte che sono state fatte dalla vostra associazione nell'ambito del confronto sullo schema del PAN, il Piano di Azione Nazionale? Beh, noi da tempo ci siamo organizzati in associazione per seguire la direttiva sull'uso sostenibile, l'abbiamo seguita fin dal suo nascere a livello europeo. E di certo siamo molto interessati a come dovrà essere applicata a livello nazionale, quindi siamo assolutamente interessati a quello che sta prendendo forma in questi mesi, che è il piano d'azione nazionale.
Abbiamo un comitato dedicato a questo tema che si è suddiviso in diversi gruppi di lavoro, task force sui temi prioritari che noi intendiamo essere la formazione, l'agricoltura integrata e anche tutte quelle misure di mitigazione che aiutano a prevenire eventuali inquinamenti, soprattutto per l'ambiente. Ecco, quindi proprio se tu dovessi indicare quali sono i temi prioritari, ecco, per la vostra associazione, entrando anche magari un po' nel dettaglio, quali sono? Certo, guardate, i temi che ho citato precedentemente per noi sono prioritari perché pensiamo che la direttiva sullo sostenibile sia l'occasione per rendere noto a tutta Europa quello che in Italia è già stato fatto negli anni e per valorizzare quindi l'agricoltura italiana. Parlare di formazione 360 gradi significa individuare bene quali sono i soggetti che dobbiamo formare e qui dobbiamo fare una filiera molto ampia, va dagli agricoltori, passando per distributori, passando per chi fa assistenza tecnica, non escludendo neanche i dipendenti delle nostre aziende. Chiaramente l'agricoltura integrata, non sono io a doverlo dire, sicuramente in sala c'è chi prima di me se ne è occupato e sa di che cosa stiamo parlando, è un vanto per tutto per l'Italia a livello europeo. Il piano di azione nazionale è stato nella sua boccia congegnato a nostro modo di vedere in modo corretto. Dobbiamo ovviamente evitare che nella fase di discussione con più stakeholder si vadano a cercare delle soluzioni diverse, magari un po' restrittive, soprattutto per l'agricoltore. Ricordiamoci che stiamo lavorando in un ambito europeo, non andiamo a penalizzare l'agricoltura italiana con vincoli eccessivi, ma dobbiamo in questo caso approfittarne per valorizzarla a livello europeo. Grazie delle sottolineature. Ti farei anche un'ultima domanda, che è più una richiesta di commento. Ecco, volevo chiederti, in funzione appunto dell'applicazione della difesa integrata obbligatoria che è prevista dal 1 gennaio del 2014, quali ritieni sia il rapporto proprio fra la difesa, in particolare fra le produzioni integrate e la sicurezza alimentare, anche con riferimento al cosiddetto multiresiduo? Beh, guarda, su questo tema c'è una discussione direi in corso, non voglio scagliare la pietra contro alcuni soggetti che stanno facendo anche un po' di allarmismo in questo senso. Di certo l'agricoltura integrata è l'agricoltura che ha dimostrato nel tempo di garantire sicurezza alimentare. Qui il connubio tra innovazione e ricerca da parte dell'industria e innovazione e ricerca dell'assistenza tecnica è stata sicuramente importante. Abbiamo alcuni soggetti della filiera, soprattutto della filiera alimentare, che impongono vincoli soprattutto sul tema dei residui e sul numero massimo di residui da dover ritrovare e riscontrare nel campione di matrice alimentare finale. Secondo noi questo approccio di limitare il numero massimo di residui sul campione è esattamente il contrario di quali sono le regole base dell'agricoltura integrata. Quindi, è un contrasto chiaro, è un contrasto scientifico, tecnico, ripeto, non sono io a doverlo dire, ma sono certo che con voi lì c'è chi meglio di me può spiegare questa situazione. Sappiamo che dobbiamo usare gli agrofarmaci, sappiamo anche che gli agrofarmaci in termini di numero disponibili per gli agricoltori probabilmente nel tempo diminuiranno, dobbiamo garantire lunga vita a quelle sostanze che abbiamo. Limitare il numero di residui e quindi obbligare l'agricoltore a impiegare sempre le stesse sostanze va contro la gestione delle resistenze, perché la resistenza dice di impiegare diverse sostanze che hanno meccanismi di azione diverse per garantire l'efficacia del prodotto. Quindi se vogliamo sicurezza alimentare e sicurezza ambientale dobbiamo garantire che sui frutti sostanzialmente ci siano più residui, perché questa è garanzia di agricoltura integrata. Poi la sicurezza alimentare è garantita dall'EFSA, quindi dall'Agenzia sulla Sicurezza Alimentare, che valuta i residui e che li ha armonizzati adesso, e su questo penso che non dobbiamo andare troppo a discutere. Bene, ti ringrazio molto anche di questi spunti, magari saranno utili proprio anche per la discussione al termine di questo nostro convegno.
E quindi io ti saluto, ti aspettiamo in maniera meno virtuale ma più reale all'interno di AgriPiazza in questi 4 giorni di evento e grazie per la tua disponibilità. Io ringrazio voi, mi scuso ancora, non è il mio modo di collegarmi così virtuale, però chi ha la pazienza di aspettarmi, io venerdì li potrò incontrare perché domani sarò lì con voi a Agripiazza. Bene, allora interrompiamo questo contatto virtuale e arriviamo al reale per cercare di capire in realtà come sta cambiando la normativa. Chiediamo aiuto a Floriano Massini, nella sua veste sia di partecipante e componente della Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari e di esperto di questa normativa che sta cambiando. Buongiorno a tutti voi. Marco Rosso direi che ha già, come si dice, messo abbondantemente la carne al fuoco, no? E quindi abbiamo già diversi argomenti che sicuramente, riguardano, le tematiche che andiamo ad affrontare in questa mattinata. Io vorrei semplicemente, richiamare alcuni punti delle recenti normative europee che sono state emanate in tema di prodotti fitosanitari e che, riguardano in modo particolare, tutto ciò che ha a che fare con chi, mette a disposizione i mezzi tecnici all'utilizzatore professionale e dà anche dei consigli, no, su come utilizzare in modo razionale, corretto, questi prodotti. Quindi, come dire, concentrerò l'attenzione su alcuni aspetti soltanto. Voi potete comprendere bene come, stiamo parlando di una direttiva e di un regolamento, centinaia di pagine, quindi è ovvio che non abbiamo sicuramente il tempo di affrontare tutti gli argomenti. Però vediamo di sottolinearne qualcuno. In modo particolare parleremo della direttiva uso sostenibile, poi farò soltanto nell'ultima slide un accenno al regolamento. Questa immagine è semplicemente per farvi comprendere da dove nasce la direttiva uso sostenibile, no? Perché credo aiuti a comprendere poi anche il contenuto della direttiva stessa. Vedete, la direttiva uso sostenibile dei prodotti fitosanitari o agrofarmaci non nasce all'interno della DG Agricoltura in ambito europeo, nasce all'interno della DG Ambiente e quindi già nasce con una targa ben caratterizzata e nasce nell'ambito di un piano d'azione che si pone, come vedete, 4 priorità. Ambiente, salute e qualità della vita, ma anche natura e biodiversità, cambiamenti climatici e poi risorse naturali e rifiuti. Da queste 4 priorità sono discese 7 strategie tematiche. Una, appunto, riguarda l'uso sostenibile, che è quella che adesso andiamo a vedere per alcuni aspetti. Questa immagine però mi piace perché, secondo me, aiuta a comprendere anche, che cosa ci aspetta in prospettiva, no? Cioè, il bilancio dell'Unione Europea, continuerà sì ad erogare risorse agli agricoltori, ma vincolerà, queste risorse ad atteggiamenti virtuosi da parte degli agricoltori che oggi sono chiamati, oggi nei prossimi anni, insomma, sono chiamati a mettere in campo relativamente all'uso sostenibile, ma nei prossimi anni saranno chiamati a rispondere anche a queste altre priorità, cambiamenti climatici, natura e biodiversità, eccetera. Quindi, come dire, dal 2013, sicuramente vedremo altre normative che chiameranno in causa anche gli agricoltori per dare un contributo in questa direzione. E questo semplicemente appunto per contestualizzare l'argomento. Dicevo, da una di queste strategie tematiche, siamo arrivati poi, dopo alcuni anni di discussione a livello europeo, all'approvazione della direttiva. La direttiva è stata approvata a fine 2009, poi in novembre è stata pubblicata. Anche qui la direttiva ha sostanzialmente due obiettivi fondamentali. Voi leggerete varie pagine, ma a mio modo di vedere, sono due i temi portanti. Da un lato la riduzione dei rischi, che riguardano ovviamente la salute umana e l'ambiente, dall'altro la riduzione degli impieghi e la loro razionalizzazione. Uno dei temi portanti della direttiva è quello che riguarda la formazione.
E la direttiva dice che gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti devono avere accesso ad una formazione adeguata. Dice anche che questa formazione deve essere di base e poi dopo via via di aggiornamento. Dice che deve essere certificata e pone anche un termine entro il quale gli Stati membri dovranno certificare questa formazione e individua anche in uno specifico allegato quelli che sono gli argomenti che dovranno essere oggetto di formazione per queste tre figure. E che la direttiva indica anche, se volete in maniera generica, ma già ci fa comprendere a chi si riferisce. Parliamo ovviamente, per quanto riguarda l'utilizzatore, di chi utilizza nell'ambito di un'attività professionale queste sostanze, di distributore, colui che mette a disposizione in pratica i prodotti all'utilizzatore sia professionale che non professionale, e vedete il termine del consulente è un termine che viene definito in maniera abbastanza ampia, no? Dice deve essere una persona competente che quindi ha seguito quel percorso formativo, no? di cui si parlava prima, e che opera a vari livelli, no? Sia nel pubblico che nel privato, sia nell'ambito di un'attività di consulenza che nell'ambito di un'attività commerciale, insomma, quindi di fatto contempla tutte quelle figure che in un qualche modo si rapportano con l'utilizzatore nel fornire indicazioni circa l'utilizzo di questi prodotti. La direttiva comprende anche alcune specifiche prescrizioni per quanto riguarda le rivendite, no? E dice esplicitamente devono avere le proprie dipendenze personale formato, quindi che ha seguito il percorso formativo che dicevamo prima e che deve essere certificato, dice che deve essere disponibile nel momento in cui questo prodotto viene ceduto all'utilizzatore finale, per dare informazioni sia su quelle che sono le modalità di impiego, ma anche relativamente a tutti quelli che sono i rischi, i possibili rischi per quanto riguarda la salute e l'ambiente. Qui già comincia a introdurre un aspetto che poi brevemente commenteremo. Dice i prodotti ad uso professionale possono essere venduti soltanto ad utilizzatori professionali, no? Quindi già comincia a farci intravedere come ci saranno dei cambiamenti rispetto a quelle che sono le normative che noi oggi abbiamo. Introduce poi una sorta di deroga, se volete possiamo chiamarla così, cioè dice la direttiva parla proprio di micro distributori che qualora vendano esclusivamente ad utilizzatori non professionali, quindi parliamo di una categoria particolare, possono non avere questo personale formato e questo è possibile solo nel momento in cui vendono prodotti che non devono essere etichettati, vedete, come molto tossici cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. E ovviamente dice nel momento in cui un rivenditore vende ad un utilizzatore non professionale, cioè colui che non ha seguito il percorso formativo, deve dargli tutte le informazioni relative ai pericoli e ai rischi che eventualmente può incorrere. L'altra novità sulla quale vorrei richiamare la vostra attenzione contenuta in questa direttiva riguarda la difesa integrata. Anche qui vediamo cosa dice la direttiva. Dice gli Stati membri devono mettere in atto tutta una serie di azioni per promuovere un uso limitato e sostenibile degli agrofarmaci, e fa ovviamente esplicito riferimento sia alla difesa integrata che all'agricoltura biologica. Dice che ogni volta che è possibile occorre dare priorità alle alternative che determinano un minore impatto nei confronti della salute e dell'ambiente, quindi, come dire, una scelta attenta di quelle che sono i formulati da consigliare agli utilizzatori. Introduce una novità importante e dice che praticamente gli Stati membri dovranno garantire una serie di servizi di supporto agli utilizzatori, diciamo servizi di supporto alle decisioni, cioè devono mettere gli utilizzatori nelle condizioni di avere tutte le informazioni capillari, puntuali, per poter utilizzare al meglio i prodotti fitosanitari. Ed introduce per l'appunto questo vincolo a cui già Marco Rosso faceva riferimento, cioè dal 1 gennaio del 2014 tutti gli utilizzatori professionali
dei paesi appartenenti all'Unione Europea dovranno applicare i criteri generali della difesa integrata, che sono esplicitati anche in questo caso in un allegato della direttiva. Dice anche, e questo è a mio modo di vedere un aspetto importante, dice che possono essere previsti anche degli incentivi nel momento in cui si vuole promuovere l'applicazione della difesa integrata attraverso degli orientamenti specifici per coltura, no? Bene. E precisa anche appunto per il livello obbligatorio che cosa è necessario. Vedete, occorre avere tutta una serie di informazioni, di strumenti che riguardano l'andamento climatico e anche l'evoluzione delle specie nocive, strumenti di supporto alle decisioni, servizi di consulenza alla difesa integrata. Vedete che torna questo termine dei consulenti. Per il livello volontario invece appunto dice orientamenti specifici per coltura e la possibilità di erogare degli incentivi, quindi individua proprio due livelli distinti. Bene, molto molto velocemente abbiamo visto che cosa dice la direttiva, che cosa è stato fatto a livello nazionale. A livello nazionale l'Italia, come tanti altri paesi europei, ha comunque cominciato a lavorare nel frattempo per arrivare alla definizione di uno schema di piano d'azione nazionale, perché la direttiva prevede per l'appunto che ogni Stato membro definisca un proprio documento. E appunto vedete, è stato predisposto appunto a livello nazionale uno schema di piano d'azione che è stato presentato ai cosiddetti portatori di interesse nell'ottobre scorso. E in quella sede i due ministeri che in un qualche modo hanno coordinato i lavori, che sono il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Politiche Agricole, hanno chiesto a tutti i portatori di interesse di segnalare, di far pervenire le osservazioni, le critiche, i suggerimenti a questo schema di piano d'azione nazionale, a questi riferimenti che qui trovate, sono come vedete due indirizzi email di funzionari sia dell'ambiente che delle politiche agricole, e poi il Ministero delle Politiche Agricole ha istituito anche un forum di consultazione dove appunto potete far pervenire le vostre osservazioni. Come vedete in quella sede si era detto il 31 gennaio, insomma era la scadenza, ma io credo che tranquillamente siano bene accette ulteriori proposte, chiarimenti e critiche anche nelle prossime settimane. Credo che poi Ivano, in conclusione di questo incontro, si sia dato anche questo tipo di obiettivo. Bene, che cosa dice allora lo schema di piano d'azione nazionale a proposito dei due aspetti che abbiamo visto prima? Che cosa dice a proposito della formazione e che cosa dice a proposito della difesa integrata? Ovviamente dice che per quanto riguarda la formazione noi dovremo adeguare la nostra normativa relativamente al discorso del patentino e del certificato di abilitazione alla vendita, cioè di fatto noi abbiamo già un sistema di formazione e di certificazione di questa formazione per quanto riguarda gli utilizzatori e i distributori, no? Il patentino certifica la formazione degli utilizzatori, il certificato di abilitazione alla vendita certifica la formazione dei distributori. Dovremo invece ex novo definire un percorso analogo per ciò che riguarda i consulenti, no? Quindi dovremo definire un sistema di formazione e di certificazione di questa formazione anche per ciò che attiene i consulenti. Dovremmo sostanzialmente mettere in piedi una procedura analoga a quella che abbiamo definito già a partire dal 68 in Italia per utilizzatori e distributori. E dice un altro aspetto, secondo me, fondamentale che modificherà le nostre norme. Dice dovremo andare a definire esattamente quali sono i prodotti destinati ad un uso professionale e quindi che potranno essere utilizzati dagli utilizzatori professionali e quali invece sono destinati ad utilizzatori non professionali e quindi sono prodotti ad uso non professionale. Quindi vedete che la demarcazione che si determinerà con l'approvazione di questa direttiva è diversa, no? Da quella che noi oggi abbiamo. Noi oggi abbiamo una demarcazione che dice molto tossici, tossici nocivi, patentino, no? Per gli altri no, qui invece parliamo di prodotti ad uso professionale e prodotti ad uso non professionale. E quindi è chiaro che ci saranno dei cambiamenti. Io non vi so dire ovviamente in questo momento quali esattamente saranno questi cambiamenti, perché questo sarà tema di discussione nel momento in cui si andranno a recepire queste norme. Però è chiaro che sicuramente la gamma di prodotti che rientreranno nell'ambito dell'utilizzo professionale sarà più ampia di quelle che noi oggi abbiamo, tossici, molto tossici e nocivi.
non fosse altro perché nel frattempo abbiamo classificato tutti i prodotti anche da un punto di vista ambientale, e questa direttiva nasce è targata ambiente, no? Quindi è chiaro che questa è una connotazione forte, importante, che avrà nella definizione del nostro provvedimento normativo nazionale. Per quanto riguarda invece la difesa integrata, vedete che cosa dice lo schema di piano nazionale. Per quanto riguarda il livello obbligatorio, dice: noi dobbiamo mettere tutte le aziende nelle condizioni di applicare i principi generali, e qui si prevedono degli impegni sia a carico delle istituzioni che a carico delle aziende. Vedete, le istituzioni entro la metà del 2013 dovranno dimostrare di avere quei servizi di supporto alle decisioni che la direttiva prevede, le aziende dal 2014 dovranno dimostrare di conoscere la difesa integrata e lo dovranno dimostrare attraverso i percorsi formativi, e dovranno avere a disposizione, dovranno dimostrare di conoscere i supporti e le decisioni che le istituzioni metteranno loro a disposizione. Quindi, come dire, lo schema di piano d'azione nazionale su questo aspetto tende a non prevedere ulteriori vincoli rispetto a quelli che oggi abbiamo, no? Cioè, il livello obbligatorio, diciamo il livello base, è un livello nel quale dobbiamo mettere le nostre aziende nelle condizioni di usare al meglio i prodotti sulla base di quelli che sono i principi della difesa integrata, no? Ma senza andare in questo ambito a prevedere ulteriori vincoli. I vincoli li dovremo andare a mettere in quello che invece è il livello volontario, no? Quello cioè dove dovremo dare continuità a quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, cioè al fatto di definire per l'appunto delle norme specifiche, degli orientamenti di coltura, così come li chiama la direttiva, no? E quindi continuare a fare quel lavoro già fatto da molto tempo, che prevede la predisposizione di linee guida di difesa integrata a livello nazionale, e poi a livello regionale ciascuna regione le trasforma nei disciplinari, e ovviamente gli impegni delle aziende dovranno essere quelli di applicare questi disciplinari in maniera vincolante, perché è ovvio che nel momento in cui applicano questi disciplinari ricevono degli aiuti, dei premi, oggi sappiamo, nell'ambito dei piani di sviluppo rurale da un lato, o nell'ambito dell'OCM dall'altro. Peraltro sapete che negli anni questi premi che venivano dati in questi due ambiti erano differenti, ma da un paio d'anni i premi sono parificati, quindi chi fa il disciplinare di produzione integrata nell'ambito del PSR riceve lo stesso premio di colui che lo fa nell'ambito dell'OCM, e anche questo insomma è stato un risultato importante. Chiudo proprio con quest'ultima immagine, richiamando il regolamento sulle emissioni in commercio, che prevede tante cose di cui parleremo probabilmente in un altro contesto, ma contiene un elemento che ha a che fare con i rivenditori e che interesserà quindi la figura del rivenditore e del consulente. Vedete, il regolamento prevede qualcosa che è nuovo in assoluto per molti Stati membri, in realtà per il nostro Paese non è una grande novità, anche se dovremmo mettere a mano la normativa per adeguarla, ma è previsto che fabbricanti, fornitori, distributori, eccetera, abbiano dei registri dove devono essere riportati appunto le vendite, le movimentazioni dei prodotti fitosanitari. Voi sapete, già oggi noi abbiamo strumenti analoghi, abbiamo i registri di carico e scarico dei prodotti molto tossici e tossici nocivi, abbiamo il modulo che dobbiamo dare all'agricoltore, abbiamo le denunce annuali che dobbiamo mandare al SIAN, quindi, come dire, abbiamo già qualcosa di molto simile, dovremo adeguarci, ma insomma non credo che le novità saranno fondamentali, così come non saranno fondamentali nemmeno quelle che riguardano gli utilizzatori per quanto riguarda il registro dei trattamenti. Noi ce l'abbiamo già dal 2001, nel momento in cui entrerà in vigore fra un anno e mezzo il regolamento, tutti gli utilizzatori professionali a livello europeo dovranno avere il registro dei trattamenti. L'unica novità per quanto ci riguarda è che lo dovremmo avere obbligatoriamente per 3 anni e non per 2 come attualmente, ma insomma credo che questo non sia una di quelle novità che ci sconvolgeranno. Io con questo vi ringrazio e spero di aver dato un tempo limitato, insomma un panorama di quelle che sono le norme che ci attendono da qui a un anno e mezzo, 2 anni e poi via via nel tempo. Grazie. Io ringrazio Floriano Mazzini per la chiarezza delle cose che ci ha raccontato.
anche se prendo atto che di fatto cambiano diverse cose, perché tra regolamento che entra in vigore entro un anno e mezzo, quindi di qui a un anno e mezzo arriva presto, è la prossima campagna, e direttiva che deve essere, che ha delle scadenze che inizieranno a rendersi attuali già fra 2 anni le prime, cambieranno diverse cose anche nell'ambito dei distributori che comprendono le varie rivendite e i vari consorzi. Vediamo il punto di vista quindi di chi opera in campo. Ovviamente poi dopo domande e interventi aperte a tutti, perché non vuole essere proprio un momento di dibattito, quindi se ci sono osservazioni dopo ci sarà il modo di farle. Comunque sentiamo innanzitutto cosa ci dicono le rivendite organizzate, le organizzazioni che si occupano di distribuire prodotti sul mercato. Io passerei la parola a Vittorio Ticchiati per il punto di vista di Compag. Si sente? Ah, ok. Bene, grazie di averci invitato a parlare e a fare i nostri commenti su questa direttiva e sullo schema nazionale di applicazione della direttiva stessa. Noi credo che tutti ci conoscano, siamo Compag, la Federazione Nazionale dei Commercianti e Prodotti per l'Agricoltura, cioè tutti quei rivenditori di mezzi tecnici e stoccaggio di cereali che non afferiscono al gruppo consorzio agrario cooperative. In genere noi ci identifichiamo con quello che non siamo, cioè a partecipare ad altri gruppi. Ci chiamano privati, però sono privati anche cooperative e consorzi agrari. E siamo un settore merceologico di commercio, cioè noi raggruppiamo tutti i commercianti che a livello nazionale aderiscono a Confcommercio e che fanno questo lavoro indirizzato all'agricoltura. Ora, la descrizione che ci ha fatto Mazzini è stata una descrizione molto precisa, ha detto tutto quanto si poteva dire relativamente a questa direttiva. Noi abbiamo fatto comunque delle proposte a livello ministeriale che riguardano il nostro settore. In particolare vorrei concentrare l'attenzione sull'aspetto divulgativo della lotta integrata, perché gli strumenti che verranno messi a disposizione appunto dagli enti pubblici, che sono il monitoraggio dei parassiti, dei predatori, quindi anche nel caso della presenza di antagonisti, eccetera, e i dati meteorologici, ma questi dati dovranno essere messi a disposizione dell'agricoltore, quindi bisognerà creare un sistema per arrivare all'azienda agricola. Il sistema che individua la direttiva sono due, la formazione e un sistema divulgativo vero e proprio. Se noi prendiamo l'esempio delle regioni dove questo già funziona da anni, la divulgazione viene attraverso degli incontri settimanali, attraverso la pubblicazione di bollettini, eccetera. Per quanto riguarda la formazione, la direttiva dà delle indicazioni molto precise, dice appunto che è necessario, anzi la direttiva stessa individua delle professionalità, quindi dei ruoli, a quali corrispondono delle precise responsabilità. Ora, secondo noi questo è molto importante e pertanto riteniamo che la formazione debba essere fatta tenendo conto di questo principio, e quindi debba essere fatta specificatamente per ogni attore che entra nella filiera, quindi per gli agricoltori, per i commercianti e per i consulenti, in maniera specifica e precisa per ciascuna di queste figure. Oggi in Italia abbiamo già un sistema formativo non per i consulenti ma per agricoltori e distributori, e rientra nella DPR 290 del 2001, e anche lì si parla di una, si intuisce, insomma, secondo noi, una formazione differenziata tra agricoltori e distributori. Però molte regioni poi, per semplicità anche loro amministrativa, in molti casi hanno riunito i due corsi. Noi riteniamo che questo sia una cosa sbagliata, perché i distributori hanno una propria specificità, hanno delle proprie responsabilità, anche se devono conoscere chiaramente gli aspetti legati all'utilizzo degli agrofarmaci, perché fanno consigli sul prodotto che vendono, e di conseguenza devono avere queste competenze, ma devono avere anche delle competenze specifiche. E quindi riteniamo che quando verrà applicata a livello regionale, perché saranno poi le regioni che applicheranno la formazione,
tengano conto di questa necessità e di quanto è indicato appunto nella direttiva stessa. Oltre alla certificazione, noi riteniamo che nella direttiva manca una cosa, manca la trasparenza, cioè deve essere sviluppato il concetto di trasparenza. Ogni attore della filiera che ha determinati requisiti, ha determinate competenze, deve conoscere chi le ha. E crediamo che questo possa essere fatto attraverso la pubblicazione di albi, quindi albo dei consulenti, in modo tale che le aziende agricole o le aziende commerciali che vogliono rivolgersi ad un consulente abbiano degli elenchi di riferimento. Ma la stessa cosa per gli agricoltori che vanno ad acquistare un fitosanitario. Devono sapere che quella determinata rivendita ha tutti i requisiti in regola per poter operare correttamente. Ora, su questo vorrei fare un ulteriore approfondimento, perché nel DPR 290 l'autorizzazione alla vendita degli agrofarmaci viene messa in relazione al certificato abilitazione alla vendita, nel senso che una rivendita per essere autorizzata deve avere almeno una persona, dipende dalla dimensione dell'azienda, che è stata formata ed ha un certificato di abilitazione alla vendita. Ecco, pertanto noi riteniamo che, sempre in base al DPR 290, queste autorizzazioni sono state censite dal 2001, le unità sanitarie locali hanno censito tutte le autorizzazioni e hanno mantenuto gli elenchi aggiornati. Quindi riteniamo che l'albo debba riguardare le autorizzazioni, quindi che ci sia una pubblicazione delle autorizzazioni stesse. Diamo a questi aspetti una particolare importanza anche perché riteniamo che servano per una qualificazione del settore e anche possano essere uno strumento non definitivo ma comunque che aiuta per prevenire delle forme illegali che ci sono sia nel sistema distributivo che nell'utilizzazione degli agrofarmaci. Io per adesso mi limiterei a queste riflessioni, poi si potrà parlare anche dell'aspetto divulgativo dei dati che le regioni mettono a disposizione. Non so se tu ritieni che io debba continuare. Al limite facciamo un secondo giro anche alla luce delle domande che escono. Io ho una domanda da fare in funzione di quello che stavi dicendo, la faccio sia a te sia a Floriano Mazzini. Entrambi avete parlato dei sistemi di monitoraggio e supporto alle decisioni e entrambi avete detto che devono essere messi a disposizione dal pubblico. Quindi che gli enti pubblici ci mettono a disposizione. Ma questo è scritto da qualche parte o ce lo stiamo dicendo tra di noi? Cioè deve essere fatto dagli enti pubblici questa attività di supporto alle decisioni e monitoraggio o ci può essere qualche attore che fa questa attività indipendentemente dal fatto che lo faccia la tal regione, la tal provincia o il tale ente? Chiedo. Se lo chiedi a me io ti dico che non c'è scritto da nessuna parte, faccio riferimento a quello che già esiste in Italia e quindi ad esempio in Emilia Romagna viene fatto così, è la regione che ha preso delle iniziative di questo genere, la regione che aveva fatto anche una formazione dei consulenti, credo a proprie spese. Poi come verrà sviluppato, francamente non lo so. Floriano? Ma nel piano d'azione nazionale sì, qualche cosa si dice che sono le regioni che dovranno mettere a disposizione questo. Però non so se sia una decisione già presa. Sì, dunque, nella direttiva non si parla esplicitamente di quale dovrà essere il soggetto che mette a disposizione questi servizi di supporto alle decisioni. Quindi la direttiva non dice pubblico o privato. Nello schema di piano d'azione nazionale in un qualche modo si richiamano le esperienze già messe in atto a livello nazionale che in diverse regioni fanno riferimento al pubblico, però come dire non c'è una ancora al momento, ricordo stiamo parlando di uno schema di piano d'azione nazionale che appunto è oggetto di discussione e che dovrà essere trasformato in un piano d'azione nazionale vero e proprio che terrà conto della bozza che è lo schema e di tutte le osservazioni che arriveranno nel frattempo, quindi stiamo parlando di un documento che non è, come dire, definito e già
come dire, puntualmente individua quindi tutte le soluzioni, anzi in alcuni ambiti è ben lontano da individuare delle soluzioni, per esempio quella, la questione a cui facevo riferimento io prima dei prodotti ad uso professionale e quelli non ad uso professionale. Diciamo che richiama le esperienze in atto, ma non ricordo che ci sia, come dire, un diktat preciso sul fatto che questi strumenti debbano essere esclusivamente messi a disposizione dal pubblico. Chiaramente richiama le esperienze già attuate. Insomma. Bene, abbiamo sentito il punto di vista della distribuzione privata, spostiamoci su quella associata. Chiedevo di fare il punto di come viene recepita questa, di percepita, perché qui non è ancora da recepire, è da percepire in questa fase, questa nuova normativa, a Giovanni Risso di AgriTeam. Ah, non lo vedevo. Possiamo dire anche già recepita, perché siamo entrati, voglio dire, proprio nell'analisi. Do il benvenuto e ringrazio Imagine Lane che mi ha dato l'opportunità di essere presente qui oggi a questo convegno, che sicuramente affronta uno degli argomenti che vedrà coinvolto il mondo agricolo per tutti i prossimi anni e in modo anche impegnativo. Rappresento il mondo associato, come diceva Valmori, il mondo delle cooperative e non solo, che opera in circa 8 regioni del centro-nord Italia, ha sede a Bologna, controlla l'8% del mercato nazionale degli agrofarmaci. Ha al suo interno come base sociale 11 soci di consorzi, di cooperative, che alla valle controllano 150 cooperative. Siamo presenti sul mercato da 19 anni e ci accingiamo ad arrivare al 20esimo, con un trend sempre di crescita anno dopo anno. Come viene vista questo regolamento e questa direttiva? Il nostro mondo, che è un mondo inserito completamente, in modo totale, nella filiera agricola, nel senso che le cooperative si occupano, hanno come base sociale degli agricoltori, che a loro volta hanno i collegamenti con cooperative di stoccaggio, di trasformazione, quindi sono già inseriti in una filiera, per cui non travolge, non è fortemente preoccupata da questa direttiva. È chiaro. Ogni volta che avviene un'imposta, un'innovazione nel mondo agricolo, il mondo agricolo stesso va un po' in affanno, l'abbiamo visto in precedenza. Io mi ricordo quando fu presentata la prima PAC, sembrava dovesse cadere il mondo, poi dopo, voglio dire, il mondo è caduto quando hanno riformulato la PAC, ma la prima PAC ha fatto anche, voglio dire, portato delle risorse in capo alle aziende agricole. È chiaro, non la vediamo male, ma abbiamo fatto una serie di osservazioni, come giusto. Adesso io non entro nel merito del dettaglio, perché rischierei di essere ripetitivo, Mazzini è stato chiaro e poi anche, voglio dire, premesso che è un lavoro articolato in centinaia di pagine. Allora, il nostro lavoro, eravamo presenti al tavolo del 22 di ottobre al Ministero, si è limitato a fare un'analisi di quelle che sono le preoccupazioni più tangibili che il mondo agricolo rischia di correre, che sono tutte quelle parti burocratiche che alla fine ricadono sull'azienda agricola sia in termini di costi che di tempi. E allora entro nel merito di alcune osservazioni che puntualmente abbiamo presentato entro il 31, come richiesto, il 31 di gennaio. Voglio dire, osservazioni articolate in un lavoro di 9 pagine. La formazione. C'è una parte che riguarda, è già stato detto, ma mi voglio entrare, la formazione che riguarda il consumatore. È utile, però è altresì delicata. Allora ci siamo permessi di fare un'osservazione affermando che quando c'è informazione al consumatore si cade sempre nel esporre quelli che possono essere i rischi, e allora lì è chiaro, avremo solo dei dati negativi, dobbiamo dire cosa fanno le nostre aziende agricole, cosa fanno le nostre cooperative, come lavorano il prodotto le nostre aziende di trasformazione. Cadere solo di dire quelli che sono i rischi si va a danneggiare un sistema, voglio dire, che non lo merita, perché in Italia abbiamo fatto sicuramente nei confronti di altri paesi europei dei passi di gigante in materia di difesa delle nostre produzioni. Per quello che riguarda i patentini, e mi rivolgo perché essendo, voglio dire, mondo cooperativo e abbiamo tanti agricoltori, noi voglio dire, facciamo un'osservazione e proponiamo che vengano eliminati, una volta entrata in vigore la direttiva,
quei rinnovi che gli agricoltori debbano fare ogni 5 anni, è sufficiente avere la formazione annuale, quella di aggiornamento, come quelli che hanno un titolo o una laurea che non debbano fare la formazione di base, ma è utile che abbiano una formazione annuale, ovviamente di aggiornamento per prodotti innovativi o per qualcosa di diverso, senza ogni 5 anni ricadere nel rifare tutta una serie di documenti che poi, voglio dire, a volte sono anche delle cose molto blande. E la burocrazia è uno dei nostri timori principali, perché se mettiamo in capo, voglio dire, una macchina burocratica, alla fine non ne usciamo bene. Sulla domanda che faceva Valmori, chi se ne deve occupare, è chiaro che non è precisato chi se ne deve occupare, ma non può essere sempre l'agricoltore finale ad occuparsene di queste cose. Il pubblico deve fare la sua parte, peraltro sono anche inseriti, voglio dire, nella PAC e nella futura PAC, risorse in merito. Un'ulteriore osservazione, poi anch'io mi fermo perché, visto che c'è il secondo giro, riguarda la difesa del territorio. E allora noi, la nostra proposta è quella di amalgamare in modo vivibile e gestibile quelle che sono differenze ingiustificate sul territorio. Faccio un esempio: ci sono delle regole diverse tra regione e regione, e ci sta, tra provincia e provincia, e qualche volta ci sta e qualche volta non ci sta, ma ci sono regole diverse tra comuni e comuni. Diventa difficile per un'azienda agricola che è collocata su 2 comuni avere il rispetto. E poi, voglio dire, ovviamente ci sono tante le incognite di quei territori che, voglio dire, non potranno mai prendere alla lettera quanto espresso nella direttiva, e mi cito l'area del Trentino, dove aree di rispetto di altro, qualcuno ci deve dare una mano, perché, voglio dire, abbiamo impianti che sono a 10 centimetri dalle strade. Quindi c'è molto da lavorare, però non manifestiamo forti preoccupazioni in merito. Grazie Giovanni Risso. Una realtà cooperativa, si è detto, collocata in particolare nel centro-nord. Adesso giriamo e andiamo a verificare cosa il punto di vista di una grossa realtà cooperativa, che si tratta di consorzi agrari, al centro-sud. Perché Mario Pierucci è il presidente dell'ASCARS, quindi l'associazione dei consorzi agrari del sud. Come la vedete? Intanto Mario Pierucci, visto che molti mi conoscono, ha passato 40 anni in Siapa. Io sono stato il direttore generale per diversi anni, avevamo 330 tecnici preparatissimi che facevano almeno 3 mesi di formazione tutti gli anni. Il professore Montermi li conosce bene, quindi la mia esperienza in questo settore è pesante, lunga, e mi dà modo, e ringrazio Valmore che mi ha chiamato qui, mi dà modo di sottolineare alcune cose sulle direttive europee. Intanto ricordo che, come membro del comitato del Copaco GECA, la direttiva 914 è stata dal sottoscritto opposta dal 1976. La prima direttiva è stata preparata nel 1976. Da quando non c'è stato più il sottoscritto al Copaco GECA, è uscita immediatamente la 914. Perché ci opponevamo a quella direttiva, che ha tutto un altro contenuto rispetto a questa direttiva? Perché era una direttiva che penalizzava estremamente il conto economico dell'agricoltore, non facendo più utilizzare i prodotti generici, che oggi anche nel settore biologico e nel settore farmaceutico si sta cercando, si sta sviluppando. Nei fitofarmaci generici non ci sono più, sono stati proibiti 675 sostanze attive con la recente direttiva. L'agricoltore ha poche scelte, ma soprattutto danzano e gridano e fanno festa le cocciniglie, gli acheri e tanti altri insetti che non si combattono più. Quindi l'aspetto delle direttive europee non solo va visto solo questo tecnicismo esasperato che sicuramente i marocchini non fanno, che però esportano in Italia il 48% dei pomodori che consumiamo, che certamente i messicani, i canadesi e i turchi non fanno, perché esportano in Italia 3 milioni
e 780.000 tonnellate di grano duro. Noi avevamo in Italia 1,5 milioni di ettari di vite, oggi ce ne sono 680.000. Avevamo 600.000 ettari di barbabietola, oggi ce ne sono sì e no 70.000. E così di seguito. Quindi ben venga far bene, ma poco quello che si fa, ma proteggiamo la sicurezza, proteggiamo tutti, il consumatore, ma l'agricoltore chi lo protegge? Chi protegge oggi l'agricoltore? Chi protegge oggi l'agricoltore che mantiene questi campi verdi con le capezzagne alberate, che lavora la terra 70 centimetri sotto il suolo per produrre 20-25 quintali di grano duro ad ettaro e gli viene pagato 15 euro oggi e viene importato indiscriminatamente grano duro 3.780.000 tonnellate nel 79 indiscriminatamente dall'estero. Chi protegge l'agricoltore? Come può essere ancora l'agricoltore sottoposto a questi giudizi, al quaderno di campagna, alle fatture, al primo registro, al secondo registro, al patentino? Tutto bene, ma affrontiamo realmente queste cose, con la realtà e con la concretezza dell'economia e che dobbiamo difendere. L'Europa ci ha penalizzato, come accennava qualcuno anzi a me, per la terza volta con le politiche agricole comunitarie. Allora, vogliamo proteggere? Recentemente, a novembre, hanno azzerato, prima l'avevano dimezzati, hanno azzerato i dazi dell'importazione di grano duro dai paesi extracomunitari. E sapete cosa fanno i pastai, i mugnai? Fanno l'importazione temporanea del grano duro per poter esportare pasta italiana con principio attivo, messicano o canadese, dove non ci paga più nemmeno la dogana o il dazio o l'IVA, e hanno addirittura il premio per la promozione per esportare pasta italiana con grano duro messicano. Allora io condivido e non sono ripetitivo su tutte queste cose che sono state dette, per carità, ben venga la formazione, perché sono stato un antesignano di queste cose. Noi facevamo 6 settimane all'anno di formazione, non sul patentino ma sui fitofarmaci. Il multiresiduo lo conoscevamo bene e lo sappiamo ancora, ma chi lo fa oggi nel pomodoro o nelle orticole di importazione l'analisi del multiresiduo? Ma lo vogliamo fare in Italia? A Cipro, Grecia, perché questa direttiva oggi si rende necessaria, perché fin tanto che l'Europa erano 4 paesi evoluti, si stabiliva, l'Italia era il più evoluto, era il più in avanti con le tecniche di protezione e di controllo. Oggi nell'area dell'Italia c'è la Grecia, c'è Cipro, c'è Malta, c'è la Spagna, c'è il Portogallo, quindi bisogna per forza di cose la direttiva deve educare anche gli altri, ma ci educheremo ancora meglio noi. Ma ripeto, non difendiamo sicuramente l'agricoltore, il produttore italiano. E anche qui, quando io parlo in questo modo è perché sto vivendo questi ultimi tempi nel sud, che è una cosa molto diversa per l'utilizzo dei fitofarmaci, per il patentino, per la vendita, da quella che è nel centro Italia, è ancora più diversa da quella che è nel nord-est, è ancora più diversa da quella che è nel nord-ovest. Noi dovremmo rispettare almeno le leggi nazionali a livello locale per le esigenze locali. Non si possono rispettare certi parametri di sicurezza, non dico sottosviluppati, ma in aree sicuramente povere, chiamiamole così. E non gli possiamo oggi tirare addosso altri 24 pagine di direttiva europea sulla certezza, la sicurezza, i guanti, gli occhiali. Quanti sforzi noi abbiamo fatto effettivamente quando abbiamo introdotto, vi ricorderete, di una macchina che si chiamava Amica, brevettando l'atomizzatore a filo continuo per ridurre l'impatto della pioggia o dell'inquinamento del terreno, per ridurre, migliorare le dosi di impiego. Ora, educhiamo tutti, ma vogliamo educare anche l'agricoltore? Bene, ma voi pensate che gli agricoltori poveri ci possono seguire in questa educazione? I consorzi agrari rappresentano ancora il 25% del mercato,
nel sud molto meno, hanno delle strutture tecniche che possono sicuramente rispondere a queste nuove esigenze. Il sottoscritto rappresenta i consorzi agrari delle regioni della Sicilia, della Calabria, della Basilicata che non c'è più, della Puglia, del Molise e della Campania. Sono tutti consorzi agrari che ancora debbono ritornare in bonus, tutti in liquidazione quarta amministrativa. Siamo tutti soci di Assocap, aspettiamo che la nuova holding con la H davanti, Consorzi Agrari d'Italia, possa intervenire anche nella povertà dei consorzi agrari del sud, che come tutto il sud paga per la ricchezza del nord, riservandomi di dire anche altre cose. Grazie anche di questo punto di vista, ovviamente non risolviamo i problemi qui, ma almeno ne prendiamo atto. Ce n'è uno che è ancora più grande, perché qui si parlava delle differenze tra Stato, poi tra Stati, poi dopo tra regioni province, province comuni. Se guardiamo un pochino più in alto, noi stiamo trasformando l'Europa nel giardino del mondo, perché qui bisogna comportarsi in un certo modo, bisogna utilizzare i prodotti in un certo modo, fare difesa in un certo modo. Poi dopo importiamo prodotti in questo simpatico giardino, apriamo il cestino da picnic e tiriamo fuori mele che arrivano dalla Cina con trattamenti chissà cosa c'è sopra. Quindi queste cose ce le diciamo, almeno ne abbiamo la consapevolezza, ma di fatto non riusciamo a risolverle qua. Mi piacerebbe sentire qualche punto di vista, sempre in quest'ambito qui, se ci sono domande, prima di passare a un'altra problematica che è quella della gestione della parte rifiuti agricoli. Oh, Tosi, un altro giornalista che si pone i quesiti. Un quesito molto attuale è riferito a usi sostenibili non dal punto di vista ambientale ma economici. È stato presentato un disegno di legge che introduce vincoli sul multiresiduo. La grande distribuzione straniera già complica molto la coltivazione della frutta, soprattutto imponendo i numeri massimi di residuo. Sono già state espresse parole negative su questo fatto, però sembra che la normativa fitosanitaria alla fine rincorra sempre quello che capita già sul mercato, e questo diventa un guazzabuglio, spesso un intreccio tra disciplinari privati, disciplinari pubblici e obblighi delle normative. Le normative sono le uniche che hanno delle deroghe, il mercato non ha deroghe. Questo pacchetto di normative è già una cosa molto difficile da fare digerire senza che ci siano ulteriori fughe in avanti commerciali o normative. Come se la parola usi sostenibile ha un senso, deve essere un senso doppio, anche definendo ciò che non è sostenibile in questo settore, come il limitare il numero dei prodotti ulteriormente utilizzabili. E questa è la prima cosa. La seconda, una richiesta di chiarezza. La produzione integrata diventa obbligatoria. Sulla produzione integrata ci sono grossi capitoli di spesa dei PSR, dell'OCM, ammettendo che rimanga anche dopo il 2013, se è obbligatoria ci contesteranno che non si possono aprire dei premi per farla. Quindi si parla giustamente di una lotta integrata più evoluta. E prima che sui termini ci si ingarbugli o si dica non è possibile, c'è già la lotta integrata, eccetera, ci sono già dei possibili scenari. Che cosa vuol dire, visto che ci sono già grossi vincoli sulla lotta integrata, prevederne una più evoluta? Una risposta veloce mi sa che non c'è, però ci provo. Provo a risponderti io, anche se non so se sono l'unico interlocutore. Parto dall'ultima per chiarezza. Noi stiamo cercando di recepire questa norma per quanto riguarda la difesa integrata senza andare a sconvolgere nulla, senza andare a modificare nulla di quello che è il quadro esistente oggi a livello nazionale, e quindi senza prevedere ulteriori aggravi, no? Per questo dicevo un livello base che sostanzialmente preveda esclusivamente la messa a disposizione degli utilizzatori delle informazioni necessarie per usare in modo razionale i prodotti, senza alcun vincolo. E il livello più evoluto, che peraltro prevede la normativa, collegata a quello che è il sistema dei disciplinari che noi oggi abbiamo. Quindi non prefiguriamo qualcosa di
ulteriore. Non so se forse non mi sono spiegato bene. Noi cerchiamo di valorizzare quello che oggi abbiamo, anche perché noi a livello europeo su questa tematica siamo all'avanguardia. Dobbiamo dirlo, ma soprattutto dobbiamo farlo capire, dobbiamo valorizzarlo, perché su questi aspetti gli altri paesi non sono al nostro livello. Hanno sì delle esperienze microscopiche, per cui fanno il cetriolo biologico integrato in 3,5 ettari, che magari è fatto con le tecniche più evolute al mondo, ma non lo fanno su migliaia di ettari come noi in Italia oggi siamo in grado di fare. Quindi noi stiamo cercando di recepire la direttiva valorizzando ciò che abbiamo, senza andare ad appesantire con ulteriori vincoli i nostri agricoltori. Questo è un elemento che nel tavolo tecnico che c'è stato a livello nazionale era pienamente condiviso dalle diverse parti. Sul tema dei residui, qui tocchi un argomento caldo sul quale io peraltro mi sono anche espresso, forse sono stato uno dei pochi a esprimermi in maniera pubblica, esplicita, sul numero della settimana scorsa dell'Informatore Agrario. Ho trovato un articolo dove io dico chiaramente come la penso a proposito di questa questione, dico che è una stupidaggine, la dico così perché ci intendiamo prima, nel senso che da un punto di vista tecnico, fitoiatrico, è un assurdo, è un tornare indietro, è una negazione di tutti gli sviluppi tecnologici che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni ed è qualcosa che va contrastata. Va contrastata però con delle strategie comunicative che devono essere condivise dal sistema Italia, non dal singolo individuo che va e che dice a Greenpeace o alla catena tedesca che questa cosa non si può fare. Bisogna fare una strategia, bisogna fare, come si dice, filiera e mettere in campo delle idee, delle azioni che ci consentono di ottenere questo risultato, perché sennò, se sarà accettata questa logica per cui la valorizzazione commerciale verrà fatta sul numero dei residui, è una battaglia che abbiamo già perso, perché oggi ce ne chiedono 4, domani 3, poi 2, poi 1, poi 0, e a quel punto abbiamo finito di produrre perché non ci saranno più le condizioni per produrre in maniera razionale. C'è una domanda dal pubblico. Sì, buongiorno, sono Raffaele Ferraro qua di Verona. Nell'ambito di questa direttiva, dove c'è previsto la formazione dei vari operatori, alla fine è contemplata anche la famosa ricetta, cioè per l'acquisto dei fitosanitari sarà prevista la ricetta come si usa in medicina? Grazie. Dunque, se facciamo riferimento a quelli che sono i documenti ufficiali e quindi allo schema di piano d'azione nazionale, di ricetta non si parla e quindi non è contemplata. So, perché si vede, si legge, insomma, che qualcuno sta rilanciando questa idea. Qui dico la mia opinione personale, che quindi non ha la pretesa di essere niente di più di questo. A mio modo di vedere la ricetta non serve a niente, assolutamente niente. Non è altro che un ulteriore strumento burocratico. Abbiamo detto che vogliamo la semplificazione, allora non aggiungiamo ulteriori burocrazie. Fare dell'assistenza tecnica, dare consulenza agli agricoltori affinché si applichi la difesa integrata, non lo si fa attraverso la ricetta. La ricetta è un'altra roba. Potrà servire a qualcuno, ma io credo che al sistema agricolo non serva. Bene, un'altra domanda? Allora, un'altra parte di risposta, poi c'è un'altra domanda, poi cambiamo argomento. No, ecco, sempre relativamente alla ricetta. Se uno legge la direttiva, la ricetta non la trova da nessuna parte. Si parla di consulente, al consulente vengono date determinate, cioè viene definita che figura è il consulente attraverso la formazione, cioè attraverso le competenze che gli vengono date, e in base a queste competenze gli vengono date delle responsabilità. Allora, se riduciamo tutto alla ricetta obbligatoria, voglio dire, svegliamo anche la figura del consulente, che non deve essere semplicemente quello che va in campagna
consiglia un prodotto, una dose, un momento di impiego. Il consulente deve essere una persona che conosce la linea di difesa dell'azienda in funzione della lotta integrata e di conseguenza deve avere delle determinate conseguenze. Poi volevo fare anche una considerazione proprio sull'aspetto delle responsabilità, perché in campagna non c'è mai molta chiarezza quando nel rapporto consulente-agricoltore tutto viene fatto sulla base di parole, tutto verbale, non c'è mai niente di scritto. L'agricoltore si rivolge al consulente e pensa in questo modo di essere garantito un po' su tutta la linea che lui svolge. E alla fine non è così, perché nel momento in cui viene data la ricetta, il consulente si protegge in qualche modo le spalle, perché il suo lavoro è arrivato semplicemente nel consegnare un prodotto. Se la linea di difesa è sbagliata, l'agricoltore non ha più nulla a cui appigliarsi, perché il consulente, anche se magari è intervenuto anche su aspetti più approfonditi, più generali della gestione della difesa, con la ricetta dimostra che non ha fatto più di questo. E ci sono molte cause in corso in cui gli agricoltori alla fine la prendono persa. Quindi credo che sia proprio una forma sbagliata di rapporto agricoltore-consulente. Credo che, e noi crediamo come associazione, che il rapporto debba essere definito dai contratti scritti, e anzi suggeriamo che all'interno della formazione vi sia un approfondimento proprio su questo tema, sulle responsabilità consulente, distributore e agricoltore. Mi chiamo Gazzotti, sono un commerciante di Ferrara, di farmaci, e nella realtà quotidiana sto verificando che c'è un interlocutore sempre più presente che non vedo in questa riunione, che invece sarebbe molto importante, e che è il consulente delle catene distributive o dell'industria. A parte Rizzo, che rappresenta le cooperative, che quindi è una struttura a ciclo chiuso, se vogliamo, ma abbiamo parlato di Barilla, abbiamo parlato di, cioè, Barilla in senso, non è stato nominato, però parliamo dell'industria in senso completo. Parliamo delle varie catene di distribuzione che oggi stanno castigando i frutticoltori, quindi parliamo di, ci siamo capiti, loro non sono presenti, ma qual è la loro posizione verso questa normativa che limita, cioè, vogliono acquistare i prodotti con qualità elevatissime a prezzi sempre più stracciati, imponendo delle norme più restrittive perché non riguardano solamente i disciplinari di produzione integrata, sono ancora più limitati da queste catene. Niente, credo di aver già... Difficilmente si riuscirà qui a dare una risposta, essendo queste catene non presenti, quindi il punto di vista delle catene purtroppo non riusciamo ad averla oggi. Di fatto non erano neanche state invitate, perché si voleva fare un incontro di carattere tecnico rivolto in particolare a chi si occupa di distribuzione di agrofarmaci. Diciamo che c'è catene e catene, l'abbiamo visto anche in occasione di recenti incontri, ci sono catene che puntano solo alla parte del reddito, quindi l'obiettivo è quello di comprare il prodotto con la più alta qualità nel posto dove costa meno, quindi vai a prenderla dove costa meno, e ovviamente l'Italia o l'Europa non è il posto dove costa meno. Ci sono altre catene che hanno un approccio più etico, quindi guardano anche al dove arriva cosa e come poi commercializzarlo. Però non credo che ci sia qualcuno che vuol prendere, adesso sentiamo, no, ecco, voglio semplicemente dire che probabilmente risposta alla domanda che ha fatto il signor Gazzotti non ci sarà mai. Noi abbiamo fatto un convegno, hanno dei consulenti, però io penso che non si vogliano esporre a parlare delle politiche che loro svolgono, perché noi abbiamo fatto un convegno, abbiamo cercato in tutti i modi di averli e non hanno voluto partecipare.
sbatti a questo. No, ma non si riesce a obbligare nessuno neanche per legge, quindi penso sia molto difficile. Pertanto hanno una loro, perché hanno probabilmente una loro politica commerciale e non vogliono metterla in discussione. Grazie. No, secondo me Gazzotti dice una cosa importante. Ovviamente non possiamo noi qui dare delle risposte al posto loro, però credo che dica una cosa importante, cioè questi soggetti, le grandi industrie, la GDO, io ci aggiungo anche il movimento ambientalista e quello dei consumatori, perché sono in grado di influenzare notevolmente il consumatore, e il consumatore è alla fine il cliente finale di tutta questa operazione. Io credo che questi soggetti vadano coinvolti, non possiamo considerarli come nemici, no? O come competitori, sono personaggi che sono presenti all'interno della filiera e con loro comunque bisogna confrontarsi, se no corriamo il rischio, che peraltro abbiamo già corso, della problematica dei quattro residui, quando Greenpeace ha fatto quella campagna scandalistica in Germania che ha originato poi tutto quello che conosciamo. Quindi è un mondo che va coinvolto, no? E con il quale bisogna dialogare, bisogna trovare dei punti di incontro, perché se no il rischio è quello che ricordavo della Germania. Loro hanno una possibilità e un potere di interferire sul consumatore elevatissimo, noi non ce l'avremo mai, quindi bisogna dialogare con questi soggetti. Grazie Floriano. Cambiamo leggermente argomento, ma restiamo sempre nel tema della gestione di questo giardino che è l'Europa e di quelle che sono le aziende agricole che producono alimenti destinati al consumo umano. Noi siamo sotto la lente di ingrandimento, ci stanno guardando, vogliono capire, soprattutto i consumatori, come gestiamo anche tutta la parte di gestione dei rifiuti, cioè che fine fanno i rifiuti agricoli, ed in particolare c'è un discreto movimento in questo periodo, perché il 18 di gennaio è cambiata una normativa che ha portato un altro po' di confusione. Ci prendiamo 10 minuti di tempo e cerchiamo di capire, 15 minuti di tempo al massimo, cerchiamo di capire quali normative dobbiamo tenere in considerazione nella gestione delle confezioni di agrofarmaci, ma di quelli che vengono chiamati i rifiuti dell'attività agricola. Grazie, buongiorno a tutti. Il tempo è tiranno, farò del mio meglio, ma non vi prometto assolutamente nulla. Da quanto diceva il dottor Valmori, capite, la situazione è estremamente dinamica, quindi io non posso darvi delle certezze, quindi cercherò di essere chiaro per quello che sta succedendo, ma ogni mese qui cambia tutto. Cercherò qui un po' l'indice che cercherò di seguire, i primi punti cercherò di andare via veloce e mi soffermerò moltissimo sull'ultimo punto, che è la possibilità di fare accordi di programma, perché credo lì ci sia uno strumento incredibile, eccezionale per gli agricoltori. Allora, vediamo un po' la storia legislativa sui rifiuti, è molto lontana, parte dall'82, dove in quel momento furono lanciate delle cose interessanti, tipo che chi produce il rifiuto sospese lo deve smaltire e altre cose importanti. E come ad esempio, io ho cominciato ad interessarmi di questo settore, essendo un fitopatologo, sul discorso dei contenitori di agrofarmaci, e quindi la cosa che è subito balzata all'occhio già in quel periodo, che c'era la possibilità di, veniva riconosciuta la possibilità di bonificare, quindi declassare il rifiuto da pericoloso a tossico a solo rifiuto speciale, ma li vedremo anche dopo. Poi via via sono susseguiti due grossi momenti importanti, che sono la Ronchi, il 2297, e la 152-2006, che continuamente viene cambiata. È una cosa incredibile. Bene, allora, però parto da lì, perché è quella tuttora a quella a cui tutti dobbiamo fare riferimento. Quindi è quella che va a definire nuovamente i rifiuti e di quello di cui stiamo parlando, vedete al titolo 1, poi va a dare delle definizioni nel articolo 183 e nel 184 li va anche a classificare. Quindi veniamo alle definizioni anche per capirci un po', perché anche qui c'è tantissima confusione. Cos'è un rifiuto?
Il rifiuto è quella cosa di cui noi ci vogliamo liberare. Questo bicchiere in questo momento mi serve per bere, non è un rifiuto, non mi serve più, lo butto via, è un rifiuto. C'è casino in giro, ad esempio, sui sarmenti delle potature, eccetera. Rifiuti o non rifiuti? Se me ne debbo liberare, sono rifiuto. Se li riutilizzo, sono sottoprodotti. Quindi strade completamente diverse. Il produttore detentore, è l'agricoltore nel nostro caso, è colui che produce nella sua attività delle cose di cui si vuole liberare. Il gestore è la persona a cui noi dobbiamo portare il nostro rifiuto e poi, seguendo le leggi in modo corretto, dovrà riutilizzarle, smaltirle, fare quello che crede. La classificazione anche qui è molto importante. I due grandi blocchi sono i rifiuti solidi urbani, che tutti noi paghiamo nelle cartelle comunali, va bene, e poi abbiamo tutti gli altri che sono i rifiuti speciali. Gli agricoli sono rifiuti speciali. Ok? Quindi con la massima chiarezza, si suddividono in pericolosi e non pericolosi. E questo poi è importante per tutte le cose che dobbiamo fare e per come gestire i nostri rifiuti. Allora, qui abbiamo sempre il nostro agricoltore che si deve organizzare e quindi deve lui, sul suo territorio e sotto la sua responsabilità, smaltire, no? Deve liberarsi di questi prodotti, ma deve anche cercare la ditta a cui il famoso gestore. Ovvio che tutti tendono a cercarsi un gestore comodo a casa, no? Io sono di Reggio, non mica mi rivolgo al gestore di Torino o di Udine, cerco lì nei paraggi e guarda caso ci sono due multi utility e farò riferimento a loro, ma nulla vieta che vada a Brescia, vada a Catania a scegliermi il gestore, no? Ecco, altra cosa importante, si deve cercare il suo gestore e da questo gestore deve pretendere, perché la legge gliene dà la possibilità, quella famosa quarta copia del formulario che lo scarica dalla responsabilità. Fino a quel momento, se non ha in mano e ha tempo 90 giorni per riceverla, l'agricoltore amministrativamente e penalmente è il responsabile di quel rifiuto. Quindi quel pezzo di carta ha un'importanza incredibile. Qui cominciamo con le battute, qui gli agricoltori non si sanno organizzare, ma fondamentalmente si debbano arrangiare. Va bene? Quindi poi vedremo il come possiamo dargli una mano, ma sono loro che si debbono dar da fare per risolvere il problema. Veniamo al formulario. Abbiamo detto uno strumento estremamente importante, estremamente complicato da gestire. Lo sottolineo perché dopo capirete il perché sottolineo queste cose. Quattro copie, la prima viene lasciata al produttore, vedete che lo deve compilare sotto la sua responsabilità e firmare, darà al gestore, se anche il trasportatore o se ha il trasportatore, le tre copie, va bene. Importante che poi la quarta copia gli torni a casa. Altra cosa importante, il trasporto. Può trasportare in proprio, però nel 2006 doveva iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. E con non poche spese, no? Va bene la quota di 50 euro all'anno forfettaria, no, in forma semplificata, ma andare dentro a questo aspetto si è scoperto che tra bolli, controbolli, richieste, autorizzazioni, eccetera, la prima iscrizione costava 306 euro. Qui cominciano le complicazioni. Dopo due anni salta fuori il 4/2008 che ha fatto chiarezza sui sottoprodotti, ma ci ha complicato enormemente tutta una serie di cose. Quali soprattutto? Il trasporto. Era interessante quell'articolato che diceva l'agricoltore è il responsabile della verifica che il mezzo utilizzato dal gestore fosse a norma e fosse autorizzato. Voi vi immaginate l'agricoltore che comincia a controllare tutti i camioncini, i camion, i container e quant'altro? È una cosa da pazzi, una cosa di questo genere. Però è una delle ultime invenzioni del nostro legislatore. Il formulario rimane
un qualcosa di terribile per il nostro agricoltore da compilare, perché c'è del penale se sbaglia un CER, se sbaglia a scrivere qualcosa e via discorrendo. Va bene, la vedimazione dei registri, cosa che prima non c'era, quindi quantomeno l'ennesima parte burocratica, andare alla Camera di Commercio con un registro, timbrarla e quant'altro. Ecco, poi dopo l'ennesima complicazione che è venuta poi di fatto negli ultimi giorni, queste nuove autorizzazioni per i centri di raccolta o isole ecologiche, chiamatele come volete, no? Che tra l'altro adesso non potrebbero più ricevere rifiuti speciali, quindi il nostro agricoltore dovrà mangiarseli i suoi rifiuti, no? Salvo deroghe come abbiamo fatto noi a Reggio Modena, non so cosa stiano facendo gli altri, oppure momentaneamente li stoccherà in azienda. Quindi la cosa è molto complessa, no? Abbiamo messo punti interrogativi per rimarcare questa cosa. No, torniamo indietro. Allora, i centri di raccolta sono quei luoghi dove ovviamente il gestore deve momentaneamente prevedere lo stoccaggio provvisorio, che tra l'altro lo stoccaggio provvisorio è autorizzato anche in azienda, massimo un anno per qualsiasi tipo di rifiuto. Ecco, qui guardate, si sta giocando una battaglia incredibile e vedremo dopo, speriamo che non sia l'agricoltore a pagare come sempre, ma non è escluso, va bene, tutta la vicenda. Ecco, il deposito temporaneo collettivo, anche qui è una cosa importante che va rimarcata, perché vedete che le caratteristiche che deve avere, no? I rifiuti debbono essere messi lì per poi essere avviati allo smaltimento, dobbiamo minimizzare i trasporti, ovvio che se questi centri sono tre in una provincia, no, non abbiamo colto il significato, no? E poi aumentare i controlli. Allora, io qui ho messo la prima provocazione della giornata, vediamo i costi di una gestione di questo tipo. A libero mercato, io ho preso come riferimento il territorio che conosco, la provincia di Reggio Emilia, vedremo dopo, abbiamo fatto un'indagine sui rifiuti, perché secondo me, ma secondo alcuni, se non conosciamo i rifiuti, tipologie quantitativi, non vedo come potremmo organizzare un servizio efficiente. Quindi l'abbiamo fatto nel 2004-2005. Questo è il costo a libero mercato per smaltire i rifiuti a Reggio Emilia. Se cominciamo a contrattare, siamo intorno più o meno a 1,5 milioni di euro. No, il porta a porta, il rapporto diretto azienda agricola gestore, ci sono i contratti che debbono stipulare, vedremo anche due leggi recenti, vanno a rimarcare il contratto che ci deve essere tra l'agricoltore e il gestore. Beh, però potremmo gestirlo anche in modo diverso, quindi sempre il rapporto diretto col gestore, ma dare la possibilità all'agricoltore di muoversi, no? La legge ce lo permette. Ecco, vedete, cominciamo a ridurre i costi, no? Siamo già meno della metà. Noi a Reggio abbiamo un accordo di programma di cui vi parlerò dopo, siamo andati a contrattare, perché noi conosciamo i quantitativi, le tipologie di rifiuti, abbiamo contrattato. E vedete che c'è una bella differenza. Il gestore sta protestando, ne vorrebbe un po' di più. Ne parliamo. Noi non vogliamo che gente che lavori ci rimetta. Noi siamo i primi che ci stiamo lamentando del mondo agricolo, che vorremmo guadagnare il giusto. Quindi anche gli altri dobbiamo avere rispetto del lavoro che fanno. Eccolo qua. Vabbè, sono forse tra quelli che sono riusciti a provocare queste due leggi. In tempo rapido siamo riusciti a mettere una pezza sul trasporto, quindi abbiamo eliminato l'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale, perché ci sembrava una cosa incredibile per i costi. Voi vi immaginate un'azienda che deve smaltire 10, 12, 15, 20 euro di rifiuto e ne deve spendere tutti gli anni 50 per iscrivere 306? Niente. E poi abbiamo valorizzato, quindi la 205 e la 210, quella che vediamo qua, abbiamo fatto di più, abbiamo fatto sì che si riconoscono a pieno titolo gli accordi di programma esistenti sul territorio nazionale con tutte le regole che queste hanno previsto. Guardate che è un provvedimento forte, e poi capirete perché è molto forte fare questo. E poi l'ultimo, che è entrato in vigore il 18 gennaio, che ci impedisce di portare rifiuti speciali
nei centri di raccolta se questi non sono attrezzati, se questi praticamente non sono doppi, non hanno un'area predisposta per gli urbani e un'area per gli speciali. Non esistono, perché sono doppia superficie, doppia organizzazione, doppio tutto. Quindi veramente qui si è andati in deroga, prima ci ha pensato il governo, posticipando da giugno del 2009 a gennaio 2010, ma non è stato sufficiente per trovare una soluzione. Adesso si sono messe in gioco le province a derogare. Ma vedremo dove si andrà a finire dal 18 giugno 2010. Dove non ci sono queste deroghe, gli agricoltori non so come faranno, attenzione. Ecco, non sanno, si debbono, ripeto, non era una battuta, ma o le tengono in azienda o mangiano tutto, perché, apro la parentesi, il mondo agricolo geneticamente ha sempre recuperato, riciclato, riutilizzato molta parte dei rifiuti, va bene? Sono pochissimi quelli che dovevano essere smaltiti. Vado velocissimo. E poi adesso sapete che abbiamo poco tempo per organizzare il SISTRI. Io onestamente so dirvi poco, ma vi posso garantire che già i rifiuti agricoli sicuramente sono i più tracciati rispetto ai solidi urbani, col formulario, con tutto quello che volete. Vengo ad presentarvi l'accordo di programma come strumento forte. Perché dico questo? Noi, ma molti in Italia, già dopo Ronchi l'hanno utilizzato, e a Reggio Emilia siamo gli unici che abbiamo qui c'è la possibilità di fare le semplificazioni. Guardate che abbiamo è un grosso strumento. Allora, perché è uno strumento forte? Perché il 152 dice che dobbiamo obbligatoriamente pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale. Quindi è un atto ufficiale, quindi vengono riconosciute tutte le norme che vengono in esse contenute. Cerchiamo di evitare questi spettacoli con gli accordi di programma. Ecco la ricerca che abbiamo fatto unitamente alla provincia, ai gestori e all'Università di Bologna. Abbiamo quantificato i nostri rifiuti. È importante. Qual è il rifiuto che veramente mi crea dei problemi? È la plastica, tutte le plastiche. Quindi è inutile che mi inventi delle cose incredibili. I pericolosi esistono, però scusate, le batterie le lasciamo dall'elettra auto, le gomme che non sono pericolosi ma stanno diventando un grosso problema le lasceremo dal gommista. Cioè bisogna poi anche ingegnarci un attimino. Questo è uno strumento che mi ha permesso di andare a contrattare col gestore. Noi abbiamo insegnato negli anni 60 ai nostri agricoltori a fare questa cosa, a interrare i nostri barattolini, no? Che è la prima cosa che abbiamo fatto. Sorvolo, perché conoscete cosa sono i prodotti fitosanitari, aspettiamo sempre il decreto che ci dica come smaltirli, dal lontano 95, prima o poi arriverà. Le norme di riferimento sono quelle che avete visto prima, la bonifica è uno strumento fattibile, vi ho già detto delle norme. La Comunità Europea riconosce nel 2001 con una decisione della Commissione che entra in vigore nel 2002, che se io lavo accuratamente i contenitori, li declasso, sono speciali, non sono pericolosi e ovviamente li smaltisco a costi molto più bassi. Devo fare però i controlli facendo delle analisi. La letteratura è tantissima, i dati, giornate fitopatologiche, ne abbiamo parlato ripetutamente, dell'efficacia della bonifica. Sottolineo questo perché molti mettono in dubbio questo strumento, ma è uno strumento reale, manuale, meccanica, divertitevi, ci sono tante possibilità. Ovviamente è vietato bruciarli, abbandonarli, no? Non metteteli nei cassonetti, piuttosto di bruciarli va bene anche i cassonetti, però non è legale, mi raccomando. E vi dicevo prima, è previsto lo stoccaggio provvisorio in azienda, però massimo per un anno. Vi faccio vedere questi sacchetti perché è il nostro metodo di raccogliere i barattoli bonificati e non. Vedete che Agrofarma è tra i nostri sponsor, crede molto in questa attività, siamo forse tra i primi che sono partiti e ci sostiene, questo ci fa molto piacere. Vado velocemente. La legge dice che si possono trasportare non più di 30 kg dei pericolosi ma anche dei non pericolosi, no?
è tramite contratto con il gestore, la legge 205. Attenzione, l'accordo di programma può derogare. Gli agricoltori di Reggio Emilia possono portare 50, 100, 200 kg di bonificati perché è previsto nell'accordo di programma. Voi vi immaginate l'agricoltore di una grande azienda, no, che ha 150 kg di barattolini che deve fare 5 giri? Stendiamo un velo pietoso. Cosa è successo? La storia è questa. Nell'87 noi abbiamo fatto un servizio gratuito, è andato a ruba. Poi abbiamo avuto un'idea geniale, no, facciamolo pagare. Crollo incredibile. Dal 94 siamo ripartiti, tutte le figure sul territorio hanno sottoscritto un primo accordo che poi è diventato accordo di programma e adesso andiamo veramente molto bene, anche perché lo paghiamo noi del consorzio fitosanitario. I costi sono questi, velocemente, ecco qui ci sono gli andamenti dei conferimenti nelle province di Reggio e Modena. Noi possiamo sostenere, ma è una cosa che in tutta la regione Emilia-Romagna possiamo dire, raccogliamo moltissime tonnellate. Adesso credo in regione Emilia-Romagna siamo, sai, 350-400 tonnellate di bonificati. Quindi non li buttiamo, possiamo sostenere che non vengono buttati. Quasi finito, Punti forte. L'accordo di programma può semplificare in maniera incredibile il lavoro dell'agricoltore. Ovvio, ci debbono essere dei controlli. Siamo in linea con tutto quanto chiede la Comunità Europea e la legge nazionale dei PSR, la condizionalità. Però vogliamo e abbiamo ottenuto maggiori isole ecologiche sparse sul territorio, i famosi centri di raccolti. Avremo in mano quel famoso certificato di conferimento formulario, ma la cosa estremamente vincente è l'autogestione. Può permettere al mondo agricolo di autogestirsi. Quindi meno burocrazia e bassi costi. Risponderà l'agricoltore? Sta rispondendo. Diamogli questa possibilità. Conclusioni molto veloci. Allora, qual è il sistema ideale? Io non ce l'ho la ricetta, ma una cosa che sto tentando di far capire a Roma è questo dato: i rifiuti agricoli non arrivano all'1% del monte rifiuti. A Reggio siamo intorno allo 0,95 se tutti conferissero rifiuti. Attualmente siamo a un quinto dei conferimenti, in crescita. Quindi non andiamo a cercare a casa di un povero Cristo la soluzione. Quindi grande volontà per risolvere un problema e cerchiamo di non spennare il solito agricoltore. Io vi ringrazio. Allora, una considerazione. Visto che non va bene il lesto lesto seppellisci presto, che non è più il caso, ok? Rivestono un'importanza fondamentale gli accordi di programma con il gestore. Pensi che in questi accordi possano entrare anche il mondo dei distributori? Cioè, può il distributore farsi tramite nella raccolta? E mi piacerebbe sapere anche il punto di vista dei tre enti, delle tre associazioni. Beh, poi dopo do la parola a voi. Io penso di sì, nel momento in cui negli accordi di programma si vadano a semplificare tutti quei permessi, non permessi, autorizzazioni che la legge richiede. Nel momento in cui la legge rimane quella che è, risponderanno loro. Sì, però allora è quasi impensabile che un agricoltore si faccia carico di tutti questi adempimenti o si metta a fare un bell'accordo di quadro con il gestore, anche perché fare un accordo con l'ERA, prendo quello dell'Emilia Romagna, da parte di un agricoltore penso che sia abbastanza complicato. No, aspetta, allora. O con chi per lui, con chi può ritirare. Noi con l'accordo di programma sanciamo questo, che noi lasciamo libero l'agricoltore di aderire con i suoi atteggiamenti o meno all'accordo, di sottoscrivere direttamente o raggruppato il contratto, la convenzione col gestore. A Reggio sono io che firmo per 9.300 aziende il contratto col gestore. Quindi un contratto, una fattura. Bene, l'obiettivo. Riusciamo a vedere se per caso anche il mondo della distribuzione può dare una mano in questa... Secondo me la chiave è la volontà di semplificare
e dare a loro, ascoltare le loro richieste e metterli nelle condizioni di aiutare l'agricoltore. Io ho paura che se rimangano certe regole, come è successo a Reggio, non si vede nessuno. Sentiamo i punti di vista vostri. Giovanni Riss. Ma io porto un'esperienza di diversi anni addietro, quando, abitando io come signor Gazzotti a Ferrara, Ferrara fu una provincia che fece da capofila nello smaltimento dei rifiuti agricoli e voglio dire, diede con una risposta di aspettative superiori a quelle che si presentavano, cioè voglio dire veramente, cioè, percentuali altissime che meravigliarono tutti. Poi è chiaro, ci fu il blocco, si ritornò fortemente indietro finché per qualche anno non sapevamo dove muoversi, tanto sta che gli agricoltori avevano rifiuti in ogni angolo voglio dire, dei magazzini, e adesso si è schiodata un po' la questione, ma non è che sia definitiva e a lungo termine. Quindi noi, voglio dire, tutto il contributo come mondo organizzato, ma non solo, che riusciamo a portare per la semplificazione, per far sì che gli agricoltori possano portare i loro rifiuti da chi è abilitato a riceverli, siamo a disposizione, c'è poco da fare. L'agricoltore oramai è entrato nell'ottica di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente, ha perso, poi è chiaro, non tutte le aree geografiche sono uguali, ma ritengo che ci sono delle regioni che sicuramente sono molto sensibili all'ambiente e sono anche disposti a spendere, costi accettabili ovviamente, ma non altre strade. Grazie. Vittorio? Beh, non c'è molto da dire di più, cioè, quando sono stati fatti i primi accordi di programma noi li abbiamo firmati come associazione nelle varie province in cui sono stati erano stati fatti, anche a livello nazionale si era tentato di fare qualcosa di analogo. Noi pensiamo che l'ente pubblico debba mettere a disposizione le isole ecologiche presso le quali gli agricoltori portare queste cose. È stato, con gli accordi di programma precedenti c'erano anche delle rivendite che avevano messo a disposizione le proprie aree dove fare una prima raccolta, però credo che la cosa più indicata sia quella di agevolare l'agricoltore a portare il prodotto, cioè il proprio rifiuto, nei centri ecologici o pubblici o convenzionati con il pubblico. Grazie. Mario Perucci. Per quanto riguarda nel nord, confermo quello che dice il dottor Chicchiati, i consorziati si comportano di conseguenza con gli accordi di programmi, cioè, nel sud non esistono queste realtà. I consorzi agrari che fanno capo alla nostra associazione rimediamo con il cassone temporaneo delle 24 ore. Nelle agenzie dei consorzi agrari si dicono agli agricoltori il giorno tot, dalle ore tot, si ritirano gli imballaggi prepuliti e garantiti dentro il sacco nominativo. In attesa che venga fuori qualche iniziativa anche a livello regionale, questo è un modo cosciente, onesto, di evitare l'inquinamento. Ma colgo l'occasione, io sono stato un industriale dei fitofarmaci, un produttore. L'obiettivo non era solo quello di fare un prodotto che costasse poco, ma soprattutto che avesse un imballaggio non inquinabile. Oggi bisognerebbe obbligare i produttori a fare certi prodotti, di non metterli nella plastica, nel PET, nei imballaggi biodegradabili. Esistono tecnologie formulative che non sono poi tanto come si dice, onerose o costose per quanto riguarda le... Questo è una storia. L'altra storia, quindi raccomandazione all'industria di adeguarsi non solo tramite le direttive dei generici e non generici, ma anche in questo caso. L'altra è di far sì che anche nella scheda di sicurezza si diano delle istruzioni ben precise agli agricoltori cosa deve fare dell'imballaggio. Queste istruzioni ben precise, ma un argomento che vedo che verrà sviluppato dopo, non possono essere date con un disco, un DVD, un CD nelle agenzie, nei rivenditori, sull'Aspromonte, a Canicattì, a Barcellona, che gli agricoltori probabilmente non sanno nemmeno leggere. Devono stare attaccate nell'imballaggio del fitofarmaco, il foglietto deve essere attaccato all'imballaggio del fitofarmaco, l'etichetta risolve il problema della ricetta, la scheda di sicurezza risolve i problemi di sicurezza in generale. Raccomandazione, l'industria dice ci costa troppo, non è vero, perché nel farmaceutico ci sta il famoso bugiardello e non si può mettere nel fitofarmaco
un altro foglietto come quello? Qui vado contro gli interessi della regionale magari probabilmente, ma l'agricoltore, l'agenzia, i punti di vendita che non hanno questa facilità di stampare l'etichetta, la SDS all'utilizzatore, la SDS non esiste. Bene, grazie dell'apporto di ognuno di voi. Io passerei a capire come sta cambiando e quali sono gli strumenti che ci permettono di seguire l'evoluzione di come cambiano i prodotti fitosanitari. Visto che è un libro che porta la mia firma, non ve ne parlo io perché io parlerei solo bene dei miei figli. Quindi affido questo compito a Gian Antonio Armentano, che invece, essendo l'editore, è quello che lo accudisce. Quindi mi dirà come questo figlio può essere portato avanti. Prego. Grazie Ivano. Sicuramente neanch'io non posso parlarne che bene di questo libro, visto che abbiamo deciso di pubblicarlo per il quarto anno di fila. Dunque, Annuario Agrofarmaci 2010, è la quarta edizione. Volevo, prima di spiegarvi un po' quelli che sono i contenuti dell'annuario, farvi capire perché Edizioni L'Informatore Agrario ha deciso di puntare su questa tipologia di pubblicazione. Il settore degli agrofarmaci, l'abbiamo visto, è un settore molto dinamico. Dinamiche di carattere legislativo, abbiamo visto cosa è successo nel 2009 con tutti il nuovo quadro normativo che si è andato a delineare a livello comunitario. Abbiamo delle dinamiche registrative, sappiamo che ogni prodotto deve essere registrato presso il Ministero della Salute. Abbiamo delle dinamiche commerciali, lancio di nuovi prodotti, nuove estensioni di impiego, per cui possiamo vedere dinamiche tecniche e dinamiche proprio della filiera che sono, rendono questo settore abbastanza complesso da un punto di vista dell'aggiornamento. Il quadro normativo di riferimento. Siamo ancora sotto la direttiva 91414 che ha revisionato tutti i prodotti in commercio e che ogni anno ha determinato dei grandi mutamenti. Però c'è stata anche la riclassificazione e l'etichettatura dei preparati pericolosi. Anche qui abbiamo avuto una modifica di quelle che erano le etichette. E poi, per non parlare dell'armonizzazione dei limiti massimi di residuo che è avvenuta a partire dal 1 settembre 2008. È un po' lento. Parliamo degli effetti della direttiva 91414. Sappiamo che ci sono state circa un migliaio di sostanze attive note sottoposte a revisione. Di queste il 26% ha passato la revisione, un 7% non ha passato la revisione, il 60% sono state ritirate dal mercato perché ritenute non interessanti oppure perché avevano un profilo non sostenibile. Il 7% sono ancora con una valutazione in corso. Inoltre abbiamo circa 150 sostanze attive di nuova introduzione dall'avvio della direttiva. Prendendo i 4 anni di annuario agrofarmaci, abbiamo visto che dal 2007 al 2010 si è passati da 2.550 prodotti in commercio a 2.173 prodotti in commercio che sono censiti nell'annuario agrofarmaci 2010. Come potete vedere sono circa 400 prodotti, però se poi consideriamo quelli che sono stati i prodotti di nuova introduzione, la differenza e quindi la necessità di aggiornamento, possiamo parlare di circa un 700-800 prodotti. Così come le sostanze attive, se passati da 300 sostanze attive registrate nel 2007, sono 334 nel 2010. Quindi vedete che c'è un'evoluzione molto importante. Quindi
Qui veniamo appunto alla necessità di avere strumenti di aggiornamento per un settore altamente dinamico. L'informatore agrario è impegnato sia attraverso la pubblicazione settimanale di articoli tecnici e normativi, ma dal 2007 ha deciso di entrare più nello specifico in questo settore con la pubblicazione dell'annuario Agrofarmaci, grazie alla collaborazione di Ivano Valmori. Perché l'annuario Agrofarmaci? Quali erano gli obiettivi che ci siamo posti quando abbiamo iniziato a ragionare sull'annuario Agrofarmaci? Volevamo uno strumento semplice, creare uno strumento semplice di facile consultazione, di immediata fruibilità, che raccogliesse i dati fondamentali dei prodotti in commercio, solo i prodotti che troviamo in commercio. Quindi si è deciso nella strutturazione di suddividere il volume in diversi capitoli. Il capitolo della la parte sugli agrofarmaci in ordine alfabetico, che rappresenta un po' anche il vero cuore del volume, l'annuario degli agrofarmaci in ordine di sostanza attiva, poi abbiamo le sostanze attive autorizzate per singola coltura, altra sezione importante è l'annuario degli agrofarmaci in ordine di azienda distributrice. Infine abbiamo due sezioni, diciamo, di consultazione, che sono la struttura delle registrazioni degli agrofarmaci e la leggenda delle frasi di rischio, che permettono una più facile lettura. Allora, vi dicevo, l'annuario degli agrofarmaci in ordine alfabetico rappresenta il vero cuore del volume. Qui vi ho portato una pagina di esempio. Vedete che ogni prodotto, i prodotti vengono elencati in ordine alfabetico, per ogni prodotto vengono date le caratteristiche fondamentali, dalla ditta distributrice all'azione, al contenuto, alla formulazione, e un'informazione molto importante è anche la data di ultimo impiego, cioè se un prodotto è stato revocato, fino a quando è che si può utilizzare, e questo penso che sia per gli utilizzatori un dato molto importante. L'altra sezione è l'annuario degli agrofarmaci in ordine di sostanza attiva. Per ogni sostanza attiva viene indicata la modalità di azione, lo spettro di azione, la situazione secondo la revisione europea e poi i prodotti che contengono quella singola sostanza attiva. La terza sezione invece riguarda alle autorizzazioni per singola coltura. In questa sezione vengono indicati tutte le sostanze attive che sono registrate per ogni singola coltura, mettendo in evidenza i limiti massimi di residuo. E questa è un'informazione molto importante, come vi dicevo in precedenza, post entrata in vigore della 396. Ulteriore sezione è poi quella degli agrofarmaci che vengono indicati per azienda distributrice. Per ogni singola azienda distributrice, sempre classificata in ordine alfabetico, vengono indicati per diverse categorie i diversi prodotti. Veniamo poi alle sezioni, come vi dicevo, complementari. Vi ho portato l'esempio, scusate, dell'elenco delle frasi di rischio, e qui vengono riportate tutte le frasi di rischio per una più facile consultazione. Questa è la copertina dell'annuario 2010, di cui qua abbiamo una copia, finalmente, l'abbiamo vista anche noi oggi, e questi sono i dati essenziali dell'edizione 2010. 2173 agrofarmaci, 334 sostanze attive, 123 aziende censite, oltre 19.000 registrazioni, e questo è un dato molto importante. Per cui proprio lo strumento di aggiornamento è fondamentale in questa fase. I dati sono aggiornati a dicembre 2009 per riuscire ad arrivare a Fiera Agricola. Abbiamo fatto un grandissimo sforzo, l'ha fatto soprattutto l'amico Ivano nella preparazione dello strumento. Ho concluso, grazie. C'è.
Allora, domande dal pubblico relativamente agli interventi di questa mattina, prima di farvi, di intrattenervi con 5 slide e gli ultimi 5 minuti finali per farvi vedere un software che vi può essere utile. Prego. Sono Renzo Caubelli, sono fitopatologo anch'io e agronomo anche, libero professionista. Quindi mi presento come con la veste di consulente, quella figura del consulente, diciamo, ripresa della direttiva. A riguardo volevo intervenire su, non mi ricordo più chi abbia prospettato l'idea di un albo dei consulenti. Sì, comunque direi che abbiamo già tanti albi in Italia, abbiamo l'albo dei professionisti, degli agronomi, periti agrari, agrotecnici, eccetera, i quali sono stati dallo Stato autorizzati e riconosciuti per esercitare questa consulenza. Quindi se ne vogliamo fare un altro, non so se ne vale la pena. La cosa può essere magari presa un po' come esperienza, è già stata fatta per quel che riguarda le misure agroambientali della PAC, cioè almeno in Regione Veneto, o come anche le altre regioni, hanno fatto il proprio albo dei consulenti, i quali hanno fatto un percorso formativo e mantengono un costante aggiornamento biennale. La cosa, penso, potrebbe andare, non è che sia contrario a fare questo albo dei consulenti fitoiatrici, perché è chiaro che, parlo come agronomo, su tutti i nostri iscritti penso che la maggioranza non sia in grado di gestire il fitofarmaco come intendiamo noi, come può farlo un esperto, insomma. Quindi la formazione e anche l'iscrizione all'albo ritengo possa essere una strada consigliabile. Quello che mi domando è la deontologia professionale a cui deve rispondere questo iscritto all'albo, ovvero sia se a questo albo di consulenti possono iscriversi tutti i diplomati o laureati o comunque chi ha fatto un corso formativo, anche se licenziato di liceo scientifico, per dire. Dopo, come risponderanno nei confronti dell'agricoltore per quella consulenza che prima aveva accennato che dovrebbe essere una consulenza globale e non limitata alla singola ricetta, insomma. La risposta che mi ero dato prima è che, ok, per l'albo dei consulenti, purché questi siano già vincolati alla deontologia professionale tipica del professionista, sia che siano dipendenti di enti, di società, di cooperative, sia che siano liberi professionisti, come nel caso mio. Introduco un altro argomento, dopo chiudo, invece mi rivolgo al discorso del GDO, i famosi residui, eccetera. Chiaramente non c'è che concordare che questa strategia qua è assurda da un punto di vista della tecnica, della rotta integrata, eccetera. Bisogna tenere presente, chiunque abbia fatto un minimo studio, un minimo accenno di marketing, sa che è la domanda del consumatore che bisogna conoscere, bisogna rispondere a questa domanda. Il consumatore, noi l'abbiamo abituato 30 anni fa dicendogli guardate che c'è la lotta integrata, guarda che il prodotto della lotta integrata è migliore, eccetera. Abbiamo cominciato 30 anni fa, adesso il consumatore ci ha superato, ha detto ok, voglio di più, voglio nessun residuo. Questa è la domanda che sta sorgendo, insomma. Per cui nei confronti della ricerca diciamo nei confronti della locomotiva che tira la lotta integrata, io dico non vale la pena di superare questo passo, questo trentennio di esperienza e porsi come traguardo magari un residuo zero. Parlo di traguardi futuri o come mete per una ricerca avanzata, insomma, non parlo per la produzione adesso. C'è già l'esperienza del baby food, quindi diciamo è realizzabile, non è che sia impossibile. Sentirei il tuo punto di vista, Floriano, e poi una considerazione volevo farla anch'io. Su quest'ultimo aspetto della possibilità di individuare il residuo zero come una strategia. Io credo che sia impossibile,
non attuabile, ma lo dico perché oggi gli strumenti che abbiamo ci consentono di andare a un PPB, non più a un PPM, a un PPB, no? A una parte per bilione, residuo zero non esiste, ma le nuove strumentazioni che arriveranno ancora ci consentiranno di andare a trovare la molecola. Non è oggettivamente pensabile che noi ragioniamo con questo tipo di obiettivo, perché non è concreto. Io sull'altro aspetto dei consulenti, come dire, colgo la sua osservazione, che è un contributo alla discussione, però non ho come dire, osservazioni da fare. Ecco. Prego. Volevo fare io una domanda a voi due invece, quindi mi è possibile? Non avete mai ipotizzato nel vostro annuario mettere anche il prezzo? Dunque, allora, visto che siamo quasi in famiglia, benché siamo registrati, andremo anche su internet e in streaming video ci siamo già, diciamoci anche questa cosa. ImageLine nasce nel 1988 con un obiettivo chiaro, cioè quello di riportare le informazioni che oggettivamente sono disponibili, in questo caso sul mercato, sulle etichette, o informazioni che sono oggettivamente disponibili. Cosa c'è di oggettivamente disponibile su un'etichetta? Numero, data di registrazione, marchio, tutte le varie informazioni di impiego, limite massimo di residuo, lo desumo da altre informazioni, quindi dall'ordinanza residui, dosi di impiego, modalità di impiego, fitotossicità, frasi di rischio, consigli di prudenza, informazioni mediche, ma non il prezzo. Arrivo addirittura al codice a barre, ma il prezzo non c'è, benché ci sia una normativa che imporrebbe l'indicazione del prezzo, perché quella c'è, nessuno l'ha mai revocata, ma di fatto, come si diceva, possiamo rendere obbligatorio qualcosa? No, non è obbligatorio di fatto neanche quello che è già di legge, quindi se il prezzo fosse pubblicato e fosse pubblico io non avrei nessun problema a raccoglierlo, stiamo parlando di 2.000 informazioni, siamo 2.700 informazioni. Sapete benissimo che ci sono delle dinamiche di mercato per cui lo stesso prodotto, nella stessa confezione, commercializzato dalla stessa azienda, viene venduto a X, oppure X più 30%, X meno 30%. La mia politica quale sarebbe? Raccogliere quale prezzo? Ok, il prezzo è sbagliato, comunque, perché ci sarebbe qualcuno che mi dice hai messo 3,40 euro, io invece l'ho pagato 4,20 euro. Quindi come filosofia nostra abbiamo quello di prendere dati oggettivi e renderli disponibili. Completamente diverso è l'approccio, creiamo uno strumento che permetta ai rivenditori di indicare qual è il prezzo in modo da avere una media anche territoriale. 3 anni fa era un'ipotesi fuori dal mondo, adesso ci sono degli strumenti informatici che permetterebbero di farlo. E si giocherebbe una partita abbastanza interessante anche alla luce dei nuovi servizi che stiamo facendo per i rivenditori. Quindi probabilmente nella prossima edizione di AgriPiazza, se ci ritroviamo qua, potremmo avere qualcosina di questo genere, con un prezzo che non è quello dichiarato dalle aziende, ma raccolto direttamente dai rivenditori. So già che farebbe arrabbiare qualcuno, prego. No, è assurdo, è antiliberale, anticommerciale, e non è nemmeno tecnico, perché quando si parla di un prezzo si parla della qualità, delle condizioni di pagamento, della consegna, dei mezzi di trasporto. Ci sono tante cose, questi sono beni strumentali dell'agricoltore, non sono beni di consumo. È una domanda fuori luogo. Potrebbe, al limite, per orientare, educare, formare meglio l'utilizzatore, si possono stabilire delle fasce di costo ettaro o costo ettolitro per ciascun prodotto, ma non di prezzo. Credo di aver contribuito, qualora si volesse portare un argomento nuovo il prossimo anno, e anche credo stimolante. E io non sono dello stesso pensiero di Pierucci, ovviamente, perché è vero, un bene per l'agricoltore, ma si parla in ogni contesto del prezzo delle zucchine, del prezzo delle pesche non remunerate, bisogna abbassare i costi, bisogna fare tutto quello che vogliamo. Ok, il costo di produzione non è un costo insignificante per un'azienda agricola, sa quanto ricava ma non sa quanto potrebbe ridurre dei costi che sono in quella fascia di costi comprimibili, perché nella gestione di un'azienda ci sono dei costi incomprimibili, ma i costi di produzione sono dei costi comprimibili. Allora, per l'amor di Dio, non un prezzo che non abbia l'elasticità di gestione, perché
condivido, che ci siano dei servizi aggiuntivi alla distribuzione di un prodotto che serve alla difesa di una produzione, l'assistenza, la tenuta di quadri, tutto quello che vogliamo, però un'indicazione oltre il quale l'agricoltore consapevolmente non può andare, credo che sia una cosa utile. Credo che sia una cosa utile. Ed eventualmente, piuttosto che riportare il prezzo al chilo, che diventerebbe un numero inquietante per i prodotti che si utilizzano a 3 grammi per ettaro, un prezzo a trattamento ettaro del prodotto. Bene. Altre osservazioni? Un'osservazione sull'osservazione. Una precisazione, chiedo scusa, io prima ho parlato di residuo zero, in realtà intendevo, è la forza dell'abitudine, intendevo i 10 ppb che è la soglia di ufficiale, che vale anche per GDO. Ecco, l'aspetto, il consumatore è più attento alla sicurezza alimentare sua e in secondo piano alla sicurezza ambientale. La lotta integrata, tutti i piani danno per scontato che l'EFSA abbia ragione e quindi mette in primo piano la sicurezza ambientale. Il mondo lo vede dall'altro lato, cioè, mi spiego, quindi non credo che sia opportuno fare uno scontro frontale tra chi vede prima la sicurezza ambientale e chi vede prima la sicurezza ambientale e scontrarsi frontalmente, ma porsi magari, come ho detto prima, degli obiettivi che possono avvicinarsi a questo. Altre osservazioni, altre domande? Allora, io sfrutto i vostri ultimi 10 minuti di pazienza per raccontarvi due servizi che stiamo rendendo disponibili, che abbiamo reso disponibili, in particolare per le rivendite. Chiamiamoli distributori, quindi distributori che comprendono le rivendite, i consorzi, coloro che si occupano di distribuzione di prodotti fitosanitari. Il primo servizio si chiama SDS On Demand, che è il servizio della distribuzione delle schede di sicurezza. Prima di tutto è importante inquadrare il problema. Questa benedetta scheda di sicurezza deve transitare dal produttore, quindi dall'azienda che produce mezzi tecnici, verso l'utilizzatore, che sarà, immagino, rimarrà l'utilizzatore professionale in un secondo momento. Però di fatto c'è l'obbligo di fornire questa benedetta scheda di sicurezza alla prima fornitura di quel prodotto e tutte le volte che successivamente quell'eventuale prodotto già a disposizione del distributore subisca eventuali modifiche di schede di sicurezza, perché sapete che le schede di sicurezza sono estremamente dinamiche, soprattutto negli ultimi anni, e tra l'altro anche nei prossimi anni, a seguito di un ulteriore adeguamento, saranno rifatte completamente. Quindi c'è un dinamismo attorno alle schede di sicurezza abbastanza importante, ed è per quello che capisco anche abbastanza le aziende che devono confezionare, perché succede che dovrebbero sostituire le schede di sicurezza anche su tutti i prodotti che sono presso la distribuzione, quindi capite che è un pochino complesso. Poi c'è un nostro amico che si chiama Bill Gates, che ha fatto la sua fortuna dicendo che piuttosto che trasferire merci, carta in questo caso, è meglio trasferire conoscenza, dati, informazioni. E visto che abbiamo questo coso maledetto che si chiama computer, che ci permette di trasferirle queste informazioni, se riusciamo a sfruttarlo, forse in questo caso risparmiamo un sacco di soldi e anche un sacco di tempo. Altra considerazione che faccio con voi, non è poi detto che i rivenditori non debbano avere i computer, perché sono d'accordo che l'agricoltore possa essere anche, come si diceva a Barcellona, a posto di Gotto, che deve fare il suo trattamento e non sa neanche come funziona un computer. Ma se un rivenditore deve stare sul mercato, avrà una banca con cui lavorare, dovrà fare un F24 ogni tanto, dovrà interfacciarsi con la pubblica amministrazione, ormai oggigiorno o ha internet oppure va a fare il rivenditore di qualcos'altro, perché di tappeti probabilmente, perché altrimenti non si riesce neanche più a interfacciare di fatto con quella che è la realtà che sta cambiando. Torniamo alle schede di sicurezza. L'obiettivo di questo servizio, che è gratuito per i distributori, è quello di avere l'ultima scheda di sicurezza aggiornata da parte dell'azienda produttrice. Quindi per i distributori deve essere gratuito, perché cosa dice la legge? La legge dice che la scheda di sicurezza deve essere disponibile per il rivenditore, deve essere resa disponibile a titolo gratuito. Quindi il distributore che deve vendere il prodotto deve aver ricevuto dall'azienda produttrice la versione più aggiornata della scheda di sicurezza. Ma non è sufficiente che l'abbia ricevuta, la deve aver ricevuta in modo tracciato, quindi ci deve essere traccia della venuta consegna. Quindi le opzioni sono due: o vi fanno una raccomandata che costa 5 euro solo di francobollo,
oppure la mettono fisicamente nella prima consegna di prodotto e dovete firmare una bolla, oppure c'è una consegna tracciata in modo informatico che non costa niente né a voi né alla natura, nel senso che non dovete stampare della carta, avete già tutti i dati informatizzati, tracciati all'interno del vostro computer, e l'unico onere è quello dell'azienda che produce il prodotto fitosanitario. Il processo che c'è dietro a questo sistema è molto pratico. Il responsabile normalmente dello stabilimento di produzione, che è quello che ha in mano fisicamente la scheda di sicurezza, prende la scheda di sicurezza in formato elettronico, quindi una persona che è la massima competente di quel problema prende la scheda di sicurezza più aggiornata e la stessa persona la inserisce in un'area riservata di internet che gli diamo noi, d'accordo? Quindi il massimo esperto di schede di sicurezza dell'azienda fornitrice la prende, la modifica e la mette in un punto. Nel momento in cui questa scheda viene messa in quel punto, il sistema informatico, in modo del tutto automatico e tracciato, prende quella scheda di sicurezza e la spedisce attualmente a 5.700 rivenditori che sono già inseriti nelle nostre banche dati e che hanno il sistema attivo. Il rivenditore la mattina dopo si trova già la scheda di sicurezza aggiornata, l'indicazione che la scheda è stata fornita e la traccia del quando è stata recapitata e qual è l'ultima versione. E alla fine della gita, senza bisogno di andare a leggersi tutte queste cose che eventualmente trovate descritte anche su internet, il rivenditore ha un'interfaccia di questo genere, estremamente semplice, dove sulla sinistra ci sono l'elenco delle aziende. Cliccando sul nome di un'azienda compaiono gli elenchi dei prodotti e cliccando sul prodotto, in questa zona qua, clic e compare la scheda di sicurezza. Il rivenditore dichiara le aziende per cui lavora, quindi nel momento in cui mi dice che io distribuisco Bayer, Syngenta, Bass, Monsanto e così via, automaticamente il sistema mi prende tutte le schede di sicurezza più aggiornate dei miei fornitori e io ho la certezza di avere l'ultima versione della scheda di sicurezza a disposizione per la fornitura agli operatori professionali. Non entro nel merito del poi voi come fate, singoli distributori, a fornire agli agricoltori, perché qui si aprirebbero tanti punti di vista. C'è chi dice che è sufficiente fornire il CD, lì bisogna contestualizzarlo all'ambito, perché probabilmente a Barcellona, Pozzo di Gotto, non sarebbe molto contento l'agricoltore di ricevere un CD che andrebbe a mettere nel mangianastri e si renderebbe conto che non suona neanche un po' di musica. Mentre in alcune zone dove c'è un'agricoltura più, chiamiamola evoluta, la fornitura di un CD data a un agricoltore che ha almeno un computer gli permette di avere a disposizione le schede di sicurezza. Altra teoria è quella di fornire la scheda di sicurezza stampata, ma è una scelta che verrà fatta ad ogni singolo distributore. La cosa fondamentale è che ogni singolo distributore abbia a disposizione in azienda le schede di sicurezza aggiornate, perché questo gli evita di avere delle rogne sia lui nei confronti del NAS o del USL che viene a fare un controllo, sia l'azienda che gli ha fornito il prodotto. Io di questo non vi dico altro, sappiate che le aziende che hanno già aderito al sistema sono queste qui e penso che complessivamente coprano qualcosa come il 91, tra il 91 e il 93% del mercato. Altre stanno arrivando, anche perché ormai sta diventando un software molto utilizzato da parte dei rivenditori, e anche da parte dei rivenditori è molto comodo avere un unico punto dove ci sono tutte le schede di sicurezza di tutte le aziende. Da quest'anno viene utilizzato anche dalle aziende che producono fertilizzanti, perché sapete che adesso c'è l'ufficio complicazioni cose semplici che sta lavorando fortissimo, quindi ci saranno le schede di sicurezza anche per i fertilizzanti e saranno già inserite qui all'interno. Stiamo cercando di verificare se il sistema, dal momento che fornisce in modo tracciato e garantito dei documenti, possa aiutare anche alla fornitura delle etichette per tutti i prodotti che subiscono variazioni di etichetta, perché adesso ci sono anche delle grosse complicazioni per quei prodotti che rimangono sul mercato ma con un'etichetta diversa a seguito di riclassificazione. Quindi vediamo se il sistema può contribuire anche in questa direzione. Ci siamo abbastanza come idea di base. Ultimo argomento, e questo è proprio solo un argomento che poi approfondirete in un secondo momento. In Italia
è d'obbligo, diciamo, è in vigore una normativa che prevede l'utilizzo del registro dei trattamenti, più o meno ha lo stesso impatto di quella che prevede la pubblicazione del prezzo sull'etichetta degli agrofarmaci, perché di registri di trattamenti in Italia, lo sapete benissimo, ce ne sono pochissimi. Poi ci sono tenuti nei modi più strani, ho visto dei quaderni, così come ho visto dei calendari ludico-ricreativi dove c'erano indicate delle date nei posti più interessanti, e il prodotto utilizzato e quello veniva considerato quaderno di campagna, così come ho visto tantissime aziende che non hanno assolutamente niente e in caso di controllo vanno a memoria per dire che cosa hanno utilizzato. Ci sono invece dei riferimenti normativi abbastanza chiari, perché il DPR 290 riporta che all'articolo 42 contiene il fatto che debba essere tenuto questo registro dove devono essere indicati in ordine cronologico i trattamenti effettuati, devono essere riportati e stampati entro 30 giorni dal loro utilizzo. Lì si erano sbagliati, avevano scritto acquisto ma è dal loro utilizzo, perché uno può comprare un prodotto e tenere soli anche 2 anni, e deve essere conservato in azienda questo registro per 2 anni oggi e per 3 anni dal luglio del 2011. Comunque 2 anni e diventeranno 3. Visto che il nostro obiettivo è quello di fornire uno strumento che permette di adempiere ad una norma, ma fornendo anche un aiuto all'agricoltore, perché capite che se io ti do un programma che fa solo un adempimento normativo, lo subisco come un qualcosa che devo fare. Se invece diamo uno strumento che ti fa il registro dei trattamenti, ma ti permette anche di fare altre cose, come ad esempio gestire i propri dati aziendali e fare in modo che li inserisco una volta nella vita e poi sono già sempre aggiornati. Permette di tenere sotto controllo il magazzino, quindi io carico i prodotti, mi faccio il registro, intanto vedo quanto c'era il magazzino, dove ho utilizzato i prodotti, come sono stati utilizzati. Se ho uno strumento che permetta di arrivare al costo del trattamento fatto per ogni singola coltura, se poi lo stesso strumento mi permette anche di interfacciarmi con il sistema che mi dà le schede di sicurezza, se poi riesco anche ad avere un sistema che mi permette di calcolare il prodotto che devo comprare in funzione degli ettari che ho, le botti che devo fare e così via, ho uno strumento che mi fa un sacco di cose e tra l'altro mi permette di adempiere a una normativa. Quanto costa sta cosa? Deve costare pochissimo. Quindi per l'agricoltore si tratta di un prodotto che costa 39 euro e penso che meno di così non possa proprio costare, perché costa meno di un libro, per capirci. Considerazione che facciamo assieme: noi come ImageLine non ci occupiamo di contatto con l'agricoltore, ma forniamo servizi alle aziende che producono mezzi tecnici e ai distributori, quindi noi stiamo cercando di creare una relazione con i distributori per permettere ai distributori di vendere il prodotto registro trattamenti esattamente come vende una scatola di prodotto fitosanitario, tant'è che la confezione che abbiamo preparato è come un prodotto da tenere su banco, e invece di vendere un prodotto fitosanitario si vende il CD. Questo permetterebbe da una parte di avere una buona marginalità, perché concediamo ai rivenditori che lavorano con noi delle buone percentuali sulla vendita, ma anche di raggiungere capillarmente gli agricoltori e di fornire, oltre al prodotto e all'assistenza tecnica, anche una parte di servizio che inizia a essere sempre più richiesto da parte delle aziende agricole. Io ho cercato di essere estremamente concentrato perché capisco che l'ora è tarda. Spero di essere stato sufficientemente chiaro e sono a disposizione per eventuali domande su questo ambito o sulle altre relazioni. Prego. Dopo poi vi chiamerò un attimo in causa per vedere se possiamo fare qualcosa di utile al fine di distribuirlo, perché se avete in mano l'8% del mercato degli agrofarmaci e il 25% Pierucci voi, vediamo se assieme riusciamo a raggiungere il 35% più un'altra percentuale, il 50% delle aziende agricole per fornirgli questi benedetti strumenti. D'accordo? Prego. Questo CD contempla tutti quelli che sono le registrazioni? Cioè, allora, all'interno della CD ci sono già tutti gli elenchi dei prodotti fitosanitari, noi li aggiorniamo tutti gli anni, quindi sono già riportati gli elenchi di tutti i prodotti commerciali.
Adesso lui fa il controllo e ti permette di evidenziare quali sono i prodotti per i quali devi avere o non devi avere il tesserino. Stiamo facendo la versione nuova che permetterà anche di controllare i tempi di carenza. Quindi lui controlla anche che tu faccia il trattamento sulle colture che sono realmente riportate in etichetta. Dal momento che poi noi ci interfacciamo sempre su internet, anche con questi applicativi, addirittura riuscirà a seguire l'evoluzione di un prodotto. Quindi se tu hai fatto un trattamento il 28 di giugno con un prodotto che era revocato il 30, dal primo di luglio non lo puoi più utilizzare, ma fino al 30 lui si ricorda che era attivo e che lo potevi utilizzare su quelle colture lì. Ci stiamo lavorando. Oggi come oggi ha già l'elenco di tutti i prodotti e è in grado di dirti se doveva essere utilizzato o meno col patentino, e un po' alla volta stiamo andando verso tutti questi altri obiettivi. Calcola sempre che è un prodotto da 39 euro, uno inserisce il C10, pensa lui a fare tutto. E tra l'altro crea anche un buon rapporto nei confronti delle aziende agricole, perché tu gli fornisci il servizio, glielo fornisci il primo anno per 39 euro, l'anno dopo lo ricompra di nuovo perché ha una durata annuale, ovviamente, per fornire anche tutti i dati aggiornati. Quindi una volta che hai instaurato questo tipo di rapporto con l'azienda agricola, sai che poi tornerà a riprenderlo direttamente da te. Anche perché noi che siamo i produttori non andiamo a fargli delle azioni promozionali sopra, noi preferiamo lavorare con i distributori piuttosto che avere a che fare con centinaia di migliaia di aziende agricole che non saremmo in grado di gestire. Volevo chiedere, per le schede di sicurezza sono accessibili anche a quel famoso consulente, magari a pagamento o altre formule? Allora, il servizio SDS on demand permette alle aziende produttrici di mezzi tecnici di inserire una lista di distribuzione. All'interno di questa lista di distribuzione ci sono ovviamente tutti i distributori a cui è stata fatta almeno una fattura. Quindi hanno le loro anagrafiche e ovviamente mandano le schede di sicurezza aggiornate. Ma quasi tutte le aziende che lo utilizzano, con l'elenco che abbiamo visto, hanno già inserito anche le USL, i NAS, tutti quei centri che possono contribuire a fare un'azione di controllo, e anche dei consulenti, perché no? Se io ho intenzione che un consulente che opera in agricoltura abbia tutte le mie schede di sicurezza aggiornate, non faccio altro che inserirlo all'interno dell'elenco di distribuzione e automaticamente questo consulente riceverà le schede a titolo gratuito. Un'altra cosa che invece nel registro dei trattamenti, all'interno del CD del registro dei trattamenti ci sono già tutte le schede di sicurezza di una quarantina di aziende che operano nel settore italiano. Quindi cosa succede? Tu gli fornisci un servizio, lui è contento perché gli hai fornito il servizio per la gestione dei trattamenti, poi gli calcoli i costi, gli gestisci il magazzino, gli fai tutta una serie di controlli e tu ti metti anche in regola nella fornitura delle schede di sicurezza perché ci sono già all'interno del CD. Buongiorno. La scheda di sicurezza deve essere data a titolo gratuito. Non fa parte nel prezzo, non è. Allora, quando viene fornito il CD, nella bolla c'è scritto registro dei trattamenti 2010, parentesi, in omaggio le schede di sicurezza, chiuse parentesi, come dice la normativa. Cioè, non gli fai pagare 39 euro per le schede di sicurezza, il prodotto costa 39 euro. E a rafforzare questa cosa qua c'è il fatto che puoi scaricartelo anche da internet, e costa sempre 39 euro, ma non ci sono le schede di sicurezza, quindi il software costa proprio 39 euro. Altre cose? Allora, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio della partecipazione, vi ringrazio di essere stati qui fino ad ora, vi ringrazio per voi per essere stati qui presenti e per gli apporti tecnici che ci avete portato. Noi utilizzeremo questi apporti non solo per il pubblico che era qui, ma anche per la distribuzione via internet. Siamo andati in onda, in diretta su internet adesso, e in più tutte le relazioni che si succederanno in questi giorni qui all'interno di AgriPiazza rimarranno su internet per essere poi viste anche in un secondo momento. Quindi grazie a tutti voi e prego, voi comparite su internet e sarete anche citati per questo. Bene, buon proseguimento della vostra visita su AgriPiazza e grazie a tutti.